E noi siamo il gruppo Nessuno. Il gruppo Nessuno comprende un negozio di vestiti che si chiama Nessuno Store, uno skatepark che si chiama Arca Skatepark e uno studio di musica che si chiama Nessuno Studio. E un'aggiunta molto importante è l'hamburgeria e la birreria che si chiama Fame. Noi siamo in via Giacosa 35, qui troverete un gruppo pazzesco che lavora con la creatività, con la musica, con lo skate, si fa da mangiare, da bere, quindi ci trovate in via Giacosa 35, zona Nolo, Milano, e siamo qui appunto a creare questa comunità, a fare amicizie, a fare connessioni e mangiare, skateare, vestirsi e registrare musica e tanto altro. Quindi via Giacosa 35, Nolo, Milano, skatepark, hamburgeria, negozio di vestiti e studio di musica, ok? Zona Nolo, via Giacosa 35, ci trovate qui. Ciao, io sono El Gazi, questo è il podcast di El Gazi, qui con me regia c'è Chris, bella Chris. Bella oggi, Gazi. Oggi stiamo registrando. Sì, peccato che stiamo registrando. Compro sto computer. Adesso ritorneremo in live presto perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, se vedete la live di King Ash abbiamo avuto dei problemi grossissimi. E se non vedete quella di Gabriele Ricci è perché abbiamo avuto altri problemi grossi. Esatto, Gabriele Ricci abbiamo fatto una puntata 2.0 perché abbiamo avuto dei problemi. Quindi stiamo registrando e questo è ci dispiace, ma torneremo presto in live. Quindi commentate e iscrivetevi al canale. Oggi ospite super speciale, ho qui con me Pietro Agostini. È giusto? Ciao Pietro. Bella, ciao a tutti. Io con i nomi sono... pessimo. Ogni tanto io devo richiedere, ma è Pietro Agostini? È Pietro Agostini o è l'ospite della settimana scorsa? Chris, riesci a darmi una... Vai. Ok. Come vedi, è così, funziona in questo modo. Siamo partiti e... Bella lì. Pietro, ma tu, ricordami un attimo, devo chiamarti fotografo, fotografa... Allora, quando ti ho scritto ho usato fotograf con l'asterisco. Quindi diciamo fotografo asterisco. Fotografo, esatto. Fotografo asterisco. te l'ho scritto perché diciamo che la mia identità di genere è un'identità non binaria, quindi non al momento non mi piace definirmi né con un pronome maschile né con un pronome femminile, o comunque diciamo che l'italiano non aiuta e quindi... Oddio, okay. Che brutto partire con questa cosa qua. Cioè, sembra così, tipo, adesso arrivo io che sono speciale e tutti quanti dovete parlare in maniera diversa perché io sono quella diversa. No, semplicemente è così e vorrei che smettessimo di parlare il prima possibile. Va bene. No, non è vero. Quindi va bene. Usa i pronomi che vuoi. Sia fotografo che fotografa. L'abbiamo detto prima. Sì. Abbiamo ripreso la conversazione. Perfetto. Sì, sì. Noi ci conosciamo da quanto tempo ci conosciamo? Forse... Un paio d'anni. Forse un po' di più. Cioè, ci vediamo molto poco. Però... Esatto. Ci siamo conosciuti lavorando da The Jack Stupid. The Jack Stupid. Dove io sono da... Ancora più tempo. Ma infatti è una bellissima storia. Io mi ricordo qualcosina. Tu hai cominciato con loro proprio. Hai cominciato con Felipe e Matteo. Sì. Dall'inizio. È stato il mio primo lavoro vero e sono ancora qui. Cioè, sono ancora lì. Sono ancora, sei ancora lì. Parte della famiglia di TJS. Sì, allora, all'inizio stavo ancora studiando. Proprio quando ho iniziato. Ho fatto tutta la magistrale che ho fatto al Poli di Design lavorando e tra l'altro mi sentivo super avanti perché sai, cioè, comunque io lavoro e studio e faccio tutto e guarda quanto mi do da fare tutto. E poi in realtà appunto l'università una certa è finita, l'avventura è andata che avanti. Cazzo, ma no, in realtà molto meno di così, semplicemente mi trovavo bene e... Mi trovo bene anche adesso e niente. Cioè, tu non hai mai fatto un altro lavoro in un altro posto? No, poi vabbè ogni tanto capita di fare dei lavori improprio miei che prendo e faccio così, sì. Però tendenzialmente no.
Che... ho avuto molta fortuna, cioè io ho fatto sì. un colloquio di lavoro nella mia sì. vita, e c'è gente che ci sbatte la testa tantissimo, e... devo dire, da un certo punto di vista, molto privilegio. Poi sai, a volte mi dico anche, dai, certo che, boh, cioè anche esplorare un po' sarebbe sì. salutare, no? Però poi dico, ma raga, ma... chi se... ma chi me lo fa fare? Cioè, più che altro, guardando anche tutti gli altri amici che... quello lo che sai, vuoi, però sai. Cioè, li vedi proprio... non voglio dire che sono tutti disperati tranne me, nel senso ci sono ovviamente alti e bassi in tutto, ci sono lati positivi e negativi, però insomma alla fine è sempre valsa la pena stare, si è creato proprio un bel clima di famiglia anche a livello personale, alla fine è quella famosa cosa di quando non senti che stai andando a lavorare, no? Tipo, cioè, che dici, sì, oddio, adesso devo andare... cioè comunque sì, no, so è che lunedì, sto andando a lavorare, è lunedì dici vabbè, cioè comunque vado, so che sì. trovo una quasi una famiglia, appunto, no? Un gruppo di persone che mi piacciono, e anche quando le situazioni non sono proprio delle migliori, i lavori non sono proprio dei più divertenti, sai che comunque sì. ci si fa forza a vicenda, si sfotta il cliente a vicenda. Esatto, cioè si bestemmia insieme, tutto quel giro di cose là, e vabbè, sai che, non lo so, cioè piuttosto che, non lo so, una cosa che ho detto recentemente a una mia amica che è lì, sta iniziando a lavorare dopo un percorso universitario molto più lungo e molto più duro del mio, che ha fatto ingegneria, insomma, che ha sbattuto la testa contro un sacco di cose, poi è una persona che in realtà come me ci ha sempre tenuto... al dovere, al capito, al lavoro inteso come attività che una persona fa, era lì che diceva, sì, però qui, qui vedo che le condizioni sono un po' così, qui vedo che è lontano cos'ha, qui vedo che la paga è alta piuttosto che, magari un po' troppo basso che, e ho detto, sì, ma la cosa che conta alla fine, vabbè, si lavora per sopravvivere, e io non voglio neanche mettermi nella posizione di dire che il lavoro comunque nobiliti e si viva di, capito, di ideali e tutto, però una volta che sopravvivi e che non ti manca niente, lì poi tutto il resto è come ti trovi quando vai a lavorare, cioè nel senso non lasciare che sia quella distanza dal luogo di lavoro in più o in meno, o quel, non so, quei soldi un poco di più, poco di meno, o quella cosa, quelle robe un po' contabili, un po' materiali, sì. che si mettano tra te e la tua vita, no? Perché alla fine, cioè, devi vivertela bene, se non te la esatto. vivi bene, ma... che cazzo serve? Che cazzo serve? Arrivare, cioè... anziano e avere capì, soldi. Non lo so, poi è la mia idea, poi magari non lo so, immagino che poi ognuno se la vive, se la decide... Come crede, magari è anche un punto di vista privilegiato, anzi sicuramente sì. sotto tanti punti di vista, perché appunto magari, cioè io non verso in delle condizioni, capito, di necessità o di particolare difficoltà, e quindi magari sono anche discorsi che posso permettermi di fare, però alla fine, ripeto, uno deve viversela bene, secondo certo, me. Certo, certo, non importa dove arrivi, ma importa la strada che fai. Esatto, cioè alla fine quando ti guardi indietro, quanto... hai goduto, quanto esatto. hai sofferto, quanta serenità, quanto anche good karma e tutto ti sei tirato sì. dietro, no? Sì. E quindi in quel senso lì io non ho niente, direi quasi praticamente niente da recriminare. Cazzo, sei un esperto di fotografia ma non di colloqui. No, esatto. Infatti tipo le persone, senti, ho un colloquio, secondo te cosa mi dovrei far vedere? Ma che guarda, cazzo tipo, esatto. Non lo so, io l'ultimo colloquio che ho fatto vedere i progetti che facevo in università, perché poi... cioè, esatto. Chissà, poi magari questa cosa mi tornerà in faccia come un boomerang un domani, che dici, dovrò magari fare un colloquio per X motivi e... oddio, come si fanno i colloqui? Aiuto! Prova a farne così a caso, non so, esatto, entra... col mio inquilino. Senti, ma... come manager di qualche azienda, esatto. CEO, dici, no, ecco, volevo solo fare il colloquio, non mi interessa. Esatto. Ah, mi avete preso? Io non prendo voi. No, è interessante. Poi come è nato The Jack Stupid? Perché loro l'avevano raccontata, no? Abbiamo fatto una puntata con loro. Quindi stai testando per vedere se la mia versione è la stessa loro, per vedere se sto coincidono. Sto testando chi mente. Chi mente o chi ha la memoria corta, perché esatto. io comunque non c'ero quando è nata, ah. ma la storia la so. È okay. nata che
Matteo e lui si sono conosciuti in università, mm-hmm. che facevano il Politecnico, facevano la magistrale in Product Service System Design, hanno iniziato a fare lavori insieme in università, si sono accorti che piuttosto che quelli che facevano tutte le altre parti di comunicazione, piuttosto che di servizio, piuttosto che bla bla bla, allora erano quelli a cui veniva bene fare la presentazione dei progetti, i video, capito? Sì. Le immagini che presentavano e che cercavano di vendere il prodotto stesso, e quindi alla fine di questa cosa qua hanno fatto un business per un po', credo che abbiano lavorato separatamente, e poi a un certo punto hanno unito le forze, hanno creato lo studio, e sì, questo qualche anno prima che io arrivassi. Okay. E in effetti oramai sono più gli anni in cui c'ero anche io di quelli in cui non c'ero, perché credo che sì, abbiano iniziato nel 2012, io arrivai nel 2016, siamo nel 2022. Esatto, quindi facciamo due conti, Sì, facendo conti, questo è il sesto anno che faccio, sì, lì. Esatto. E loro ne hanno fatti quattro senza. Raga, se mi state guardando, kiss. Pazzesco, è davvero pazzesco, sei così tanto in un posto, o comunque, cioè, conosci tanto bene anche loro, cioè, conosci, sì, 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 da, sì. Hanno iniziato, vabbè, sei stato il primo comunque ad aggregarsi al gruppo, giusto? No, ci sono stati tanti stagisti, ma tutti per periodi abbastanza brevi, o che comunque poi si sono resi conto che magari non era quello che volevano fare, o non era il modo in cui volevano farlo, o non so, si sono dovuti spostare, o altre esigenze, sì, diverse, quindi insomma. E poi, però è così, sì, diciamo che all'inizio eravamo, cioè quando, al mio ingresso, mettiamola così, nello studio c'erano solo loro due, adesso siamo tipo otto, sì, di cui fissi sei, okay, tipo sette, dipende, perché poi alcuni magari sono part time, ok, però insomma lo studio è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni in realtà, perché poi anche fino a prima della pandemia eravamo quattro, c'era MV, ma di altri fissi no, sì, solo noi quattro. Quindi ho fatto parte anch'io. Sì, 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 però cioè non, capito, sì, fisso, sì, sì, full time, vengo fisso la mattina e vado, sì, via, sì, la sera, sì, capito? Sì, non, sì, era, no, fisso, tu era progetto, certo, e certo. Lì appunto ci siamo conosciuti. Esatto. Sono sempre stati in spazio A, io non so se ho mai fatto queste domande a loro quando sono venuti. Loro no, allora all'inizio erano da Matteo, nella vecchia casa di Matteo, scantinato per panca bestia, sai, tipo ci mettiamo qua e facciamo quel computerino, tipo proprio Steve Jobs, che cosa, dal garage, e poi hanno fatto, sì, il salto, diciamo, spazio A, quando hanno deciso bisogna avere un ufficio, okay, una sede, andare in un posto, e poi questo posto qui ci è diventato sempre più stretto, perché appunto eravamo sempre di più, e a una certa non valeva più la pena spendere per delle scrivanie, tanto valeva quando eravamo di più e c'erano tante scrivanie da prendere, di avere il posto proprio, no? Sì. E quindi ora ci siamo spostati qui vicino, tra l'altro, a due isolati più in là, sì, qua vicino, sì. E niente, siamo lì. Poi mi hanno, e questo glielo sto rinfacciando, mi hanno tolto lo spazio all'ingresso dove avrei potuto mettermi e fondare le mie luci per mettere un'inutilissima rampa da skate, quando potevano venire qui a fare skate, tra l'altro. Sì. Sì, sì, sì. Però lo spazio è carino. Sì, 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 sì. No, è bello. Tu poi con loro, loro servivano una collaborazione per fare fotografia? No, cercavano un videomaker. Cercavano un videomaker, sì. Ok. Tu hai fatto anche... ho imparato il video... Allora, io ho iniziato a fare fotografia al liceo, qualcuno si ricorda, da me, cioè tipo all'inizio pensa che non ho neanche iniziato con la fotografia, ho iniziato perché una mia compagna di classe mi fece vedere delle immagini che aveva, lei usava la parola graficato, qualunque cosa, okay, potesse dire questa cosa qua, aveva tipo cambiato i colori, ha fatto delle grafichine, aveva modificato un'immagine in Photoshop, e a me questa cosa qua mi ha fatto salire la scimmia tantissimo, sì, 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 no? E quindi in quel momento lì ho scaricato Photoshop, sai, con le prime, sì, crack, Adobe, scusate, non è vero, no, l'ho comprato, ora che ci ripenso, e capito, quindi ho iniziato un po' scaricando le immagini, facevo tipo questi fotomontaggi orribili, cioè se li guardi adesso ridi, ma di brutto, e poi mi è venuto il trip, ho detto dai, mi compro la mia prima macchinetta fotografica con cui fare
le foto con cui fare questi fotomontaggi, sì, per poi no? fare i fotomontaggi, sì. E dopo un po' erano, cioè a me non interessava tipo come un'immagine, cioè non avendo neanche studiato, non sapevo neanche le basi, cioè io premevo scatta e se era scura smanettavo finché non era chiara, cioè, capito, sì, viceversa, sì, sì. Ma non sapevo niente di fotografia, ho smanettato finché non ho capito cosa facevano un po' le cose, quella solita roba di quando sei un po' autodidatta che ci metti molto di più a imparare una roba, però poi, cioè, esatto, ti dà un sacco di soddisfazione, no? E quindi le mie foto erano sempre più pensate, le foto singole, e i fotomontaggi sempre meno, capito, estremi, e alla fine, dopo un po', piano piano, ho abbandonato tutta quella parte di post-produzione estrema a favore di una fotografia più pensata. Da lì mi ha sempre preso, ma in maniera graduale, questa cosa qui che ti sto dicendo è durata magari 10 anni, questo processo, per cui alla fine quello che mi interessava era proprio più l'immagine, sì, come la creavo proprio in fase di produzione, e adesso scatto da 4 anni solo in analogica, cioè addirittura le immagini proprio non le tocco, cioè, o meglio, mi piace tantissimo la post-produzione. Tutto in analogico? Solo in analogico. Wow! Cioè, tutto quello che mi vedi fare, tutti i miei lavori così, li faccio in analogico, ma... Sì, questa cosa me la ricordo. Neanche per dire... L'analogico è meglio, sai, anche qui un discorso un po', oddio, io sì, sono che un riprende. Po' che... Cioè, capito, alternativo. Che, alternativo, tanto per... È proprio perché il passaggio è arrivato nel momento in cui io ho iniziato a lavorare con la fotografia e in realtà anche il video, nel momento in cui io uscivo con la mia camera digitale e per me quella roba lì era lavoro, e quindi io volevo creare un po' di separazione tra anche fisica, tra quello che era lavoro e quello che era personale. In più la logica del digitale va di pari passo con lo sviluppo dell'immagine per come la conosciamo adesso, cioè quando tu vai su un set per fare delle foto ti porti 100 robe, fai tu scatti a mitraglietta, oddio qua là, perché tutto deve essere perfetto, no? Perché i mezzi ci sono e quindi le cose devono essere perfette, non hai nessuna scusa per fare un'immagine che non sia al meglio di quello che puoi fare. E tutto è velocissimo. Ups, ho tirato colpo al microfono. Tutto deve essere velocissimo. La fai, la post-produci, la consegni, cioè, capito, oddio, riguardiamola, no, è imperfetta, rifalla, capito, tutto così. È tutto molto frenetico, così come anche il consumo. Sì. Il consumo è frenetico perché lo sviluppo è stato, insomma, del digitale è stato frenetico e tutto diventa sempre più frenetico in una spirale, sì, ansiogena. Sì, sì, sì. E quindi io volevo una roba che faccio piano. Cioè io mi prendo la mia camera... Quasi una meditazione. Esatto, è terapeutico. Io prendo la camera, guardo dentro, guardo l'immagine, mi sposto un po' più a sinistra. No, aspetta, mi sposto un po' più a destra. No, aspetta, andava bene a sinistra. La guardo... Ma sai che non mi piace tantissimo? No, non la scatto. No. No. Proviamo in un altro modo, mi faccio tutto il giro, fisso il mio soggetto, poi faccio solo ritratti, faccio solo persone, cioè almeno negli ultimi anni, da sempre un po', ho fatto anche delle parentesi in cui facevo altro, però insomma il mio soggetto principale sono persone, e quindi io dico sempre che essere fotografati da me vuol dire io che ti fisso così, per 15 minuti senza fare assolutamente niente, a volte anche da vicino, tipo metto anche un po' a disagio secondo me, mi avvicino... Poi muovo la luce, poi muovo un pannello, poi guardo dentro e dico, aspetta che metto fuoco, 3, 2, 1, no aspetta un attimo, 3, 2, 1, ok, aspetta, okay, ok, no aspetta, ok, 3, 2, 1, click, una. È fatto, senza... Abbiamo altre 35, se è un 35 mm, ne abbiamo altre 11, se è un 6x6, che sono i due formati che scatto. Poi anche lì finisci... hai fatto, porti a sviluppare lui, io non sviluppo, non c'ho voglia. Ho è provato giusto. Una volta, è giusto. Ho fatto un workshop con Luis, tra l'altro, abbiamo bruciato i rulli anche con l'insegnante lì presente, Luis. Ho detto, ok, questo è tra l'altro in bianco e nero, che è il metodo, cioè comunque è il processo quello un po' più semplice, a colori è più complesso ancora, quindi figurati, e io scatto solo a colori, e gli ho detto, no, non mi interessa. Quindi saltando questa parte che lo viene fa fatta da altri, altro. Che lo fa qualcun altro per me, che io pago felicemente 7 euro anche, non è neanche pochissimo ma va benissimo, perché so che viene fatto bene. Poi c'è il processo di digitalizzazione, vado in questo posto, tra l'altro anche questo vicinissimo in Viale Monza, Andrea Mariani, I Love You,
se mi stai ascoltando, che si chiama Yes We Scan, è un bugigattolo dove questo ragazzo, anche se potrebbe avere l'età dei miei genitori, okay, ad Andrea non offenderti, è un grande, stiamo lì, capito, vado là, c'è questo scanner della Madonna, io metto là con tutta la calma del mondo, scansisce in maniera lenta, intanto io guardo le foto lentissimamente materializzarsi davanti ai miei occhi dopo magari una o due settimane che le ho scattate, godo. Certo, perché è atteso godo, così tanto. Intanto io e Andrea ci facciamo i caffè, le canne, sì, ci ascoltiamo la musica, totale relax, è come veramente... No, hai parlato di droghe? Non si può. Oh, fuck. Da dove riparto? Da droghe. Allora, scherzo. Quindi è un momento in cui io, capito, vado là, vedo queste immagini lentissimamente comparire davanti ai miei occhi, godo, io e Andrea ci facciamo il caffettino, la sigaretta, ascoltiamo la musica, spariamo le cagate. Guarda che stavo scherzando, puoi dire droghe. Ah, quindi sono ripartito, no vabbè. Il bello di YouTube. Io pensavo l'avessi capito. Però, no, hai visto come l'ho ridetto uguale? Secondo me meriterei un premio. Punto divertente del video. con totale nonchalance, quindi niente, ci spacchiamo di canne, questa è la, sì, realtà. E niente, ed è una cosa estremamente terapeutica in tutto ciò, da quando ho fatto le foto a quando ho ah no, aspetta, perché poi manca le scansioni, pesano una, sì, tonnellata, perché le scansioni in RAW, tutto quanto, me le metto, le importo con questo programma vecchissimo che l'ultimo aggiornamento che ha ricevuto era nel 2005. Cazzo. Fa schifo. Oh. Però però c'è anche un po' quella sfida, no? E puoi fare pochissime cose, le curve, i livelli, e io metto là, e magari post-produco effettivamente una foto per ore, ma questa post-produzione io sto ore e investo un po' di energia e un sacco di concentrazione, e alla fine esce praticamente come era stata scattata. La mia post-produzione delle foto analogiche è un po' più rossa, no, un po' più ciano, no, un po' più gialla, sì, no, un po' più verdi, no, aspetta, le ombre un po'... Cioè, magari sto mezz'ora, un'ora su una foto, alla fine uno la guarda e dice, ma sei scemo? Che cazzo cambia? Sì. Invece cambia, te lo assicuro. Cambia tutto. E quindi questa cosa qui è un po' il mio percorso di fotografia. Mentre io imparavo la fotografia da me, con i miei strumenti e tutto quanto, ho fatto uno stage al Politecnico, nei laboratori, al Politecnico Design c'è un laboratorio che si chiama Lab Immagine, hanno una serie di set con i flash, con le cose così, che è a disposizione degli studenti, dove gli studenti possono andare e fotografare i propri progetti o imparare come si fa, perché comunque ricordiamo che comunicazione è anche questo. E io ho fatto lo stage lì, e lo stage, quindi diciamo che comprendeva le fasi di aiutare gli studenti che a loro volta venivano, sì, lì, quindi dovevi saperle per aiutarli, e poi fare dei mini progetti che il laboratorio faceva o per il Politecnico o per altre realtà, insomma, universitarie o parauniversitarie o proto, non so, insomma... Proto universitarie, proto, insomma, quello che è, formative, e quindi questa cosa qua mi ha insegnato molto, e lì facevano anche video. E lì ho un po' imparato a... Sì, se fai così, con questa camera qui, poi usavamo le reflex, quindi la macchina era la stessa, le luci continue, ho imparato a fare un po' di video, e in quel momento lì mi è poi capitato, tra appunto la Triennale e la Magistrale, di beccare The Jack Stupid. Come li ho beccati? Perché ascoltavo la band di Matteo, sì, i Destridge, per un caso fortuito ascoltavo un botto di metal, eccetera, eccetera, e quindi li ho seguiti per un po', poi ho scoperto appunto che il chitarrista di questa band aveva uno studio che faceva delle cose che più o meno interessavano anche quello che sto facendo, li ho seguiti, e dopo, in realtà abbastanza poco, hanno pubblicato questo annuncio, cerchiamo videomaker, ho detto, let's go, proviamoci, ma sì, non sapevo assolutamente cosa aspettarmi, vado lì, ed effettivamente ci siamo piaciuti, e da allora sono lì. E da lì c'è stato un po' lo switch al video, nel senso, il video è quella cosa che non, cioè che è un po' capitata, è il figlio, okay, che ti capita, non so come dire, sì, che, no, che oh, non pianificato, però poi, ops, gli vuoi bene, no? Sì, sì. E... nonostante adesso mi sembri quasi scontato dirlo, la parte che mi piace a me del video è la fotografia anche lì, no? Quindi, certo, comporre l'immagine, illuminarla, soprattutto illuminarla e comporla, poi vabbè, c'è tutto un discorso, no? Le lenti, i movimenti, prendermi cura appunto di proprio la parte visiva. All'inizio io pensavo, vabbè, il video è fare il video, no? Cioè, anche lo studio era più piccolo, eravamo molto più punk di adesso, cioè, okay, si faceva il video, se andavo io, andava Matteo, andavamo magari in due, capito? Dio, a volte anche in tre.
incredibile. Sì, 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 sì. Però fare il video era fare il video, capito? Cioè io devo fare a volte il montaggio, a volte la correzione, sì, a volte sì, mettere sì, delle grafiche. Più avanti si va, più ci si specializza, più si capisce che le cose sono un po' più complesse, più il livello si alza e allora un po' ci si verticalizza e chiaramente alla fine diciamo che il percorso mi riporta adesso alla parte di immagine, no? Okay. Cioè, dopo un po' diciamo che mi sono accorta che il montaggio non mi piace, cioè mi rompo i coglioni a montare. Ok. Cioè, e anzi, se fosse per me, quasi non bisognerebbe montare. Cioè, io che palle c'ho di pensare alle scene, cioè, a come poi... Cioè, quando io faccio le immagini, l'ultima roba che voglio fare è pensare a... Queste robe poi vanno in fila, e poi uno vicino, uno si allarga, si stringe, poi qua, poi là... Cioè, impostare tutto il discorso, il ritmo, la narrazione... Sì. Che due coglioni, cioè, a me piace soltanto... L'immagine, sì, capito? Cioè, anzi, per me se non si muovesse, ma meglio, cioè, ma basta, ma perché, tutti si fissano che devono muoversi? Ma fatele stare ferme, e no? L'audio, cioè, e l'audio, no, l'audio poi, guarda, proprio zero, cioè, non so, sì, niente, cioè, a malapena so che cos'è l'audio, cioè, sì, e di musica ne ascolto un botto, però, I can't, cioè, io voglio, cioè, godo solo quando guardo e poi mi deforma professionalmente, perché guardo una roba e quasi... Faccio fatica a seguire perché guardo le immagini così. Sì, 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 sì. Come quando vai alla Mondadori, alla Feltrinelli, apri i libri e guardi solo le immagini. Certo. Io sono quello, ma anche nei video, nei film. A volte, cioè, io non... Poi vabbè, io ho uno span di attenzione così. Sarebbe stata la mia domanda. Quindi tu non riesci a guardare un film e non giudicare la fotografia del film? No, ma certo che no. Ma poi soprattutto... Cioè, come dire, a parte che io appunto ho uno span di attenzione così, mm-hmm, e questo secondo me è colpa un po' dei social, un po' anche magari innata come cosa, però io faccio molta fatica recentemente proprio a guardare i film. Cioè io faccio questo di mestiere e, raga, tappatevi le orecchie, ma io guardo pochissimi film, se non quasi zero. Serie pure, raga, io non guardo niente. Io non guardo niente, è orribile da dire e forse questa parte andrebbe tagliata, ma io non guardo niente. Non verrà tagliata. Non è vero. Mai. No, vabbè, non è vero. Poi in realtà, figurati i messaggi, cioè i video, i contenuti, sì, ci colpiscono comunque, è impossibile ripararsi. No, ma non è un... Assorbo, però... Non è un reato, No, no, un po'... Reagisco anche così perché mi rendo conto che cazzo, fai star bocca di lavoro, no? Guardatelo, sì, due film, aggiornati un po', no? E in effetti un po' io pecco di questa cosa qua. Guardo tantissimi videoclip. E il videoclip è proprio l'essenza di... Ho concentrato tutte le mie energie, risorse, soldi e tutto quanto in fare quelle tre immagini fighissime, sì, che ti colpiscono, godi, devi proprio essere... ti devono stupire e tutto il resto si importa, certo, ma... Cioè, in un film... Tra l'altro ne abbiamo fatto un corto l'anno scorso, è stato difficilissimo, cioè, ah, che fatica, poi è stato anche, ci ha dato anche un sacco di soddisfazioni, abbiamo imparato un sacco di cose, ma raga, che difficile, ma... Troppo complesso. Troppo complesso, no, perché io voglia dirigerne un altro, cioè, okay, io eravamo un collettivo, quindi lo dirigevamo insieme, poi Matteo ci ha dato una mano in quanto proprio, cioè, consulenza di un regista, che fa il regista, che gli piace sta roba, ma io quasi avrei voluto fare... un fotoromanzo, okay, cioè, capito? Okay. Faccio delle immagini e buona. Sì, sì, ma come si chiamava il film? Piacere. 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 Mi ricordo che tu avevi partecipato anche a qualche festival, giusto? Sì, poi, allora, in realtà abbiamo avuto una serie di disguidi tecnici perché c'erano dei problemi con i diritti, insomma, quindi alla fine non siamo riusciti a farlo girare quanto volevamo, però... sì, nasceva come in realtà progetto di una residenza artistica di Lago Film Festival, che è un festival di cinema in un posto che si chiama Lago Film Festival e si chiama Lago anche la città che lo ospita, un più paesino, mm-hmm, che sta sul lago che si chiama Lago, è tutto un po', sì, capito, sì, così, sì, sì, tautologico. come Sanremo. Esatto. E è stato appunto molto bello, abbiamo partecipato a questa residenza, no? Siamo andati là, abbiamo respirato un po' la vita dell'arte, che alla fine, iniziando a lavorare, non dico che ce la si dimentica, però un po' sì, no? Cioè, ogni tanto devi anche ricordarti che la creatività è la creatività, no? Certo. Cioè,
ed è facile quando inizi a lavorare un po' cadere nel loop di no, devo andare, devo tirare, devo concludere il progetto, devo passare al prossimo, capito? Il dovere, il piacere, che è anche il motivo per cui faccio la distinzione della fotografia, no? Cioè, per me la fotografia analogica, i miei progetti sono lì e sono quella cosa lì e sono dove io... Certo, dove ti lascio andare. Mi lascio andare, tutto, no? Sei creativo. Esatto. No, è bello, bello, bello sapere che soprattutto lavori in una cosa che forse nessuno lo vuole fare più, o interessa ma è troppo complesso, come la fotografia analogica. Sì, poi c'è anche un po' un ritorno di moda in realtà, esatto, per questo facevo esatto. Anche il discorso prima, non è che lo dico perché io pensi che la fotografia analogica sia superiore per un qualche, capito, precetto di questa cosa. Ma come quelli che si comprano i vinili. Sì, sicuramente, capito, c'ha la grana, i colori belli, ok, in un'immagine non è tutto, però per me è proprio il processo, capito, il processo e anche... c'è la cosa di poter dire... l'ho fatta ed è venuta bene perché l'ho pensata, l'ho guardata, l'ho studiata, me ne sono preso cura, no? Sì. E, al contrario di farla perché devi o farla perché dai forza o farla perché dai dopo devi fare altri 500, no? Che ci sta, è una logica da mercato. Sì. E, che purtroppo per fortuna bisogna per forza... Sì. Esaudire, no, in qualche modo. E diciamo, abbiamo spiegato poi perché costa così tanto fare... Sì, poi vabbè, un po' il fatto che è tornato di moda, un po' il fatto che, boh, l'inflazione, che vabbè, quello che tocca tutto, un po' il fatto che, se non ho capito male, alcuni componenti delle chimiche erano pesantemente dannosi per il pianeta, quindi hanno messo o delle sanzioni o hanno costretto le case a cambiare materiali, non ho capito bene... Tutte queste cose qua si sono ripercosse sul prezzo della pellicola, sì. Che adesso è, raga, dei livelli allucinanti. C'è una Portra 800, ma dico, solo 3-4 anni fa la si pagava 13 euro, adesso l'ultima volta l'ho pagata 20 euro. Sti cazzo. Ma anche le banalissime Kodak Color Plus 200, che sono quelle le base, che fino a 3-4 anni fa appunto le pagavi 3,50 euro, adesso costano 10 euro. Ma ci sono aumenti del... 150%, cioè anche di più, un botto di, cioè, è andato di ricarico, sono proprio... E lì allora dici ancora di più, ok, ma questa foto qui la voglio scattare o no? Cioè, sì. Tipo, sì. Non è che le proprio buttare nel cesso, capito? Cioè... Sì. No, esatto, ora... Che gli dà un valore in un certo senso, no? Sì. Anche proprio materiale, proprio puramente materiale, cioè questa foto mi costa. Sì. Mi costa farla, poi mi costa svilupparla, mi costa digitalizzarla... E quindi io, cioè, la devo rispettare, no? Cioè, non è che posso sprecarla. Sì. Ma faccio una domanda che è un po' molto curiosa, ma apre anche un altro argomento sull'analogico. Come facevano i film a girare film in analogico senza vedere il risultato subito, immediato? Come facevano? Lo chiederemo a un ospite che ha qualche decina d'anni più di me, anche se una decina d'anni più di me. No, lo facevano, raga, perché... Mi sembra molto complicata come cosa. È molto complicata, lo faceva gente con molta più abilità, pazienza, dedizione, tutto, infatti erano di meno, infatti era più elitaria, adesso i video li può fare chiunque, che in un certo senso è anche più democratico, no? Perché tu hai una bella idea, magari sei meno bravo tecnicamente... Però deve esserci, cioè, siamo anche molte più persone al mondo, sì, nel mondo, esatto. No? C'è un aumento della popolazione, quindi c'è anche gente che magari deve di lavoro fare quello che controlla o quello che pensa, cioè ci si spartisce più le cose, ci sono certo. Più... Ci sono anche più industrie, anche più film, anche c'è più tutto, no? E quindi cioè, ci sta che tutti abbiano una parte, no? Da un certo punto di vista. Sì. Però la soglia è più bassa. Sì, sì, e sì. Quindi anche alla fine la competizione è più alta, perché... Dato che appunto non hai più scuse, ce l'hai davanti agli occhi, il risultato lo puoi vedere e se domani lo potrai recuperare in posta ancora più facilmente di quello di come lo puoi recuperare adesso, non c'è più scuse, lo devi fare bene, esatto. Cioè devi essere meglio di prima, purtroppo così. Forse prima la qualità era molto superiore, sia dei film che delle... Sì, che perché dici. La soglia era più alta, cioè tu per fare i video dovevi essere più bravo o più brava, dovevi spendere di più, dovevi...
però appunto era anche meno democratico, no? Cioè se tu non avevi un botto di soldi per prendere tutta quell'attrezzatura là, sbagliare la cioè sbagliavi la pellicola, cosa facevi? Adesso la sbagli e la recuperi in post, e non la recuperi in post trovi un espediente, prima sì. C'erano, cioè non ti salvavi, cazzo, adesso un po' ti salvi. E quindi Che, mi immagino girare un film, che ne so, l'Odissea nello spazio, ciao. E non vedere la cioè se il direttore della fotografia non faceva tutto bene andava a puttane una scena. Sì, o... poi ci sono tantissimi modi di mandare a puttane le cose anche adesso. Cioè, i track è proprio, cioè, se l'hai fatta sfocata, se qualsiasi roba, se le... non c'era una luce, era scarica, che cazzo ne so, se ti cade la scheda, non lo so. Madonna. Ci sono un sacco di robe che possono andare storte anche oggi. Quello, sì. Cioè, non bisogna neanche sottovalutare. Comunque fare le cose bene è sempre difficile. Adesso, comunque, c'è anche, non so, i videoclip... Una volta fare il videoclip, cioè, o eri Michael Jackson o non li facevi. Adesso anche mio cugino che... Sì. Se no, anzi, devi farlo. Devi farlo, cioè, se vuoi. Devi farlo. E a volte, ecco, questo secondo me è notevole. Tu a volte guardi le cose e dici... Beh. Ma dovevi farla? Potevi anche... Potevi non farlo. Cioè, adesso non è per... Però ho capito, dici... Boh, per farla col culo. Cioè, proprio perché sì, non hai più scuse, sì, dici... Sì, sì. Si vede proprio che l'hai fatta perché dovevi. Avevi due soldi, ma dove, cioè proprio dovevi. L'etichetta te lo chiedeva, piuttosto che il mercato te lo chiedeva, piuttosto che il cliente aveva bisogno, perché se no non lo metteva sulla pagina Instagram. Se non c'è la pagina Instagram non c'è attività. E quindi cazzo, doveva proprio farlo, ma non voleva. E nessuno voleva. I presupposti non c'erano, ma qualcuno comunque ha dovuto muovere il culo e la cosa si è dovuta fare. Tu la guardi e dici... Perché? Che triste, no? Cioè, sì, perché così, evitare. Cioè, siamo tanti e le cose vanno fatte, anche sì. Se a volte non... si potrebbe anche non farle, no? Cioè... sì. No, sì, sì, questo è un argomento interessante, perché sono aumentati i numeri delle produzioni, o chiunque lo può fare, ma la qualità, roba di qualità è molto difficile. Che ne so, Nolan... ci mette anni a scrivere e a fare un film, però poi... E poi arrivo io e non li guardo. Esatto. O sai chi è Nolan? Sì, almeno non lo so, quello. No, sto scherzando, no, li ho visti, quindi Nolan. L'ultimo però, no. Però sì, le produzioni, ad esempio Netflix produce molto velocemente, devo dirti che la maggior parte delle cose su Netflix non le guardo. Perché certo. Se vedo che è una roba fast, già so che è una merda. No, lo so, ma poi... cioè, per stare al passo con tutto, come fai? Cioè, devi solo scegliere. Devi scegliere molto di più adesso, secondo sì. me, no? Cioè, scegli quella roba lì o quelle cose che ti consiglia la persona di cui ti fidi, ma cioè, ne guardi una, te ne perdi 500. Sì. Cioè, quindi... E quindi alla fine ho tolto Netflix, ho detto basta, non guardo più un cazzo. Basta, non voglio più sapere niente, non ce sì. la faccio. Mi frustra. Tu pensa, Chris, che il padrino che abbiamo visto, il padrino il primo che abbiamo visto più volte insieme, cazzo, è stato girato tutto in pellicola. E ci sono sì, delle c'era scene... c'era ancora digitale, certo. Vabbè, certo che c'è digitale. Noi adesso vogliamo... cazzo. Noi da un po' che vogliamo girare una roba in pellicola, cioè una roba non una specifica, vogliamo fare un video in generale sì. in pellicola. Un clip ma magari, un videoclip musicale. Magari, capito, in realtà... Ma li fai ogni tanto i videoclip musicali? Ti capita? È da un po' che non li facciamo, okay. Perché sempre questo discorso qui, cioè siamo cresciuti come studio, sono cresciute, cioè, le responsabilità, le cose, quindi purtroppo ci sono, cioè, molti progetti che prima facevamo perché volevamo farli, magari adesso non possiamo permetterci di farli, perché i videoclip sono sempre una cosa, appunto... economicamente un po' a perdere, mettiamola così, okay. Poi magari tu dici, però questa può essere una buona opportunità per questo e quest'altro, ultimamente le buone opportunità le abbiamo prese in altri modi, con altri progetti o facendo delle cose per noi, quindi è da un po', però potenzialmente sì. gireremo anche volentieri di videoclip, sì. che è quella cosa anche che dicevo prima di ricordarsi di essere creativi, no? Esatto. Bisogna anche a volte, secondo me, obbligarsi di fare un videoclip. Adesso fai un videoclip, dimostrami che riesci a dare valore a una roba con pochissimi mezzi. Cioè dici, andare a 1000 con la Ferrari, ok, ma prova a
capito, ad arrivarci con la punta, no? Cioè devi inventarti qualcosa. Esatto. Adesso ho fatto un esempio del cazzo. No, macchina cosa ne capisco, zero, vabbè. È un bel esempio. Oggi ero dal meccanico, madonna, mi hanno staccato 300 euro per cambiare il fanale, ma è colpa mia. L'ho schiantata io la macchina. Quindi, vabbè, c'avevo le macchine in testa, però secondo me è una cosa su cui bisogna diventare bravi e in cui, secondo me, noi siamo abbastanza bravi, è cavarsela con... quello che abbiamo. Con poco, sì. Con purtroppo è una roba del... cioè, mentre una volta... cioè, i filmmaker di una volta, quelli che facevano... quello, cioè, i film che abbiamo menzionato fino ad adesso, se gli avessi tolto due membri dalla crew di 50 persone... si strappa il capello. Adesso cosa facciamo? Invece adesso, raga, tu sei quello che scrive il videoclip e poi va, lo gira, lo illumina, lo monta, che ti inventi, cioè... Sì. È vero, grazie a Dio è arrivato un tale Godard e un tale Truffaut che hanno iniziato a fare le cose per i cazzi loro e hanno dimostrato che si può fare film anche chi così. Sono? Sono dei registi francesi! Ah, ok, oh my god. Vabbè, bisogna trovare l'espediente. Sì, cioè, sì. Dici, oh, non abbiamo un montatore, e allora faremo un videoclip che è una sola take. Piano sequenza, bellissimo. Dico, esatto, un piano sequenza. Piano sequenza. Poi devi fartelo venire bene, sicuramente. Sì, oppure... non ho il colorist, faremo un videoclip in bianco e nero. Sarà il videoclip in bianco e nero più figo della storia. Anche lì il bianco e nero va corretto. Sì, sì. sì. Per esatto. Dire, no, però... però sì, in effetti ti obblighi ad essere creativo con le risorse che hai. Sì, i limiti, questa è una cosa che ci hanno insegnato in università. Cioè che la creatività nasce dai limiti. Sì. Quando hai un foglio bianco, tutti i colori devi del mondo, inventare. Da cosa parti? Invece quando hai, non so, un colore, una roba, e dici, beh, come la posso usare? Qual è il modo più creativo per dare valore a una cosa che di per sé... ti dà pochi indizi. Sì. E questa è la cosa, secondo me... beh, hai descritto le pubblicità. Ti danno poco, ti danno un brief, questo si muove da qua a qua. Rendilo, fai l'effetto wow. Esatto, eppure lo devi fare. Cioè, lo devi fare, purtroppo, è proprio sink or swim, no? Cioè, sì. O come dico io, mi metti il cane sullo slittino e lo spingi giù. Qualcosa deve pur fare. Sì. Ma a parte il lavoro, che è un aspetto che parliamo sempre in questo podcast di lavoro, dobbiamo parlare dell'aspetto più personale, più... È vero. Tu all'inizio mi hai detto proprio, si parla di quello che facciamo. Esatto. E ma sì, ma perché noi partiamo e andiamo verso e il lavoro. Si va. Sì, a me piacerebbe tanto, tantissimo, togliere delle curiosità mie personali per quanto riguarda la tua vita personale e, aiuto, ad esempio, la... Tu, dimmi se sbaglio e perdonami se poi è un... Non esistono tu tabù. Tu ti vesti da... fai drag queen, giusto? Faccio drag, sì. Ah, oh, è giusto. Sì, sì, ho iniziato un anno fa. Sì. Allora, è iniziato tutto dal toilet, che è un locale... cioè, è una serata, non ma è un locale. Facciamo prima un cos'è il drag? Cos'è? No, ma prima... di come ti definisci come genere, visto che non sei non binario? Allora, esatto, questo in realtà è... hai detto iniziamo da prima, ma in realtà è abbastanza avanzato come punto di partenza, secondo me. Ma è molto interessante. Ok. Allora, il drag di base, per come è originato, era praticamente un'impersonificazione di genere, no? Ed era un'arte, lo è ancora, ma è ora un'arte da stage, no? Quindi io sono... era quasi un'arte attoriale, quindi io mi vesto, cioè io maschietto mi vesto da femminuccia, adotto questo alter ego, gli do un personaggio che fa delle cose che possono essere comedy, possono essere musica, lip sync, danza, comunque tutte forme di intrattenimento da palcoscenico, no? Quindi era una cosa molto definita nel tempo, nello spazio e nelle finalità. Ok. Con il tempo la cultura drag si è molto espansa. Adesso io parlo così soltanto perché la vivo questa cosa qua. Vorrei aver studiato un po' di più. Sì. Non ho delle basi, lo dico perché magari potrei io in primis dire delle cazzate. Però dalla mia esperienza, senza una base bibliografica, ti posso dire che con l'evoluzione del drag si è anche scoperto, cioè come tutte le cose, no? Quando ti avvicini molto, scopri un sacco di sfumature, no? Sì. Di dettagli nuovi. E il drag ultimamente si è scoperto che è molto di più di appunto questo alter ego che ci si crea, certo. Alter ego binario, no? Quindi
sono maschio, che mi si veste da femmina. Poi sì. Ci sono anche i drag king, sono femmina, mi vesto da maschio. Ah, davvero? Sì, drag king. Vedi, questa cosa non la sapevo. Perché è semplicemente meno diffusa. Poi a un certo punto sono nate le bio queen, persone biologicamente donne che fanno drag da donna, hanno un personaggio comunque femminile, ma con un'espressività, con un, insomma, questo character, questo personaggio che comunque è in qualche modo visualmente impattante sopra le righe, o che ha certe caratteristiche, o che fa certe cose, no? Però drag queen, essere drag queen è legato al mondo dello spettacolo. Originariamente è sempre stato legato al mondo dello spettacolo, ultimamente appunto si è espanso e tocca anche altre sfere, tipo la moda banalmente, okay. Cioè io, o anche semplicemente l'espressione di genere, no? Che tra l'altro è una delle cose che interessa a me, perché a un certo punto si è capito che tra le altre cose anche le persone trans fanno drag e possono farlo ed è valido, okay. Nel senso, io adesso forse sbaglio, però per me una cartina al tornasole importante è RuPaul's Drag Race, che è il programma più famoso di drag, esiste dal 2008-2009, comunque da una quindicina d'anni, ed è stato, diciamo, uno dei primi esempi grossi di spettacolarizzazione massificata, insomma, no, del drag. E questa cosa, cioè, per loro la componente politica e sociale è molto importante, sì. No? Perché dal momento in cui loro fanno, che appunto sono il palco più grande per l'arte drag, fanno vedere una cosa, in un certo modo la validano, no? E recentemente hanno iniziato, in realtà da qualche stagione, ma neanche tantissime, ad accettare persone trans che facevano drag, mentre prima non le accettavano perché dicevano, beh, ma il drag è una cosa, quando sei trans è un'altra cosa. Esatto, e infatti è il mio dubbio, cioè... Allora, il drag alla fine che cos'è? È difficile da definire, però praticamente è un'arte espressiva in cui tu, attraverso il make-up, attraverso i vestiti, attraverso la componente visiva che ti dai... Ti esprimi, o esprimi un'arte, o comunque fai delle attività, cioè, capito, adesso non voglio neanche cacciarmi dei ginepri, perché poi magari dico la cosa sbagliata, però insomma è un modo di esprimerti attraverso il quale poi tu fai delle cose che non sempre, non più sono solo da relegare allo stage. Io conosco molte drag che non si esibiscono. Okay. Cioè, si mettono in drag, vengono alla serata, si divertono, tornano a casa, si struccano, è finita. È finita lì. È finita lì. Anche eterosessuali, giusto? Il bello del drag è che non ha delle vere e proprie regole, cioè... Ah, è un modo di comportarsi, è un alter ego che... Neanche per forza, perché poi ho invece altre amiche che il loro drag... Non è che cambiano personalità, non è che entrano in character quando lo fanno. Semplicemente è un modo in cui si vestono e si esprimono. Sì. Quindi in realtà non c'è una... Cioè, almeno faccio fatica adesso... Forse avrei veramente dovuto studiare. Faccio fatica adesso su due piedi a formularti una definizione di drag. Sì. Però di base è impersonificazione di genere. Mettiamola così. Cioè, tu ti esprimi attraverso il genere. Però... Cioè, non è che esprimi un bambolotto o una... Cioè, te, cioè, lo fai su di te, attraverso la tua componente, attraverso la tua faccia, il tuo corpo, i tuoi vestiti, il tuo modo di sfogarla, che può essere performare, può essere andare in giro, può essere presenziare, può essere indossare, può essere quello che vuoi, no? Detta in parole da Gabri. Da Gabri. Che non capisce niente. Ti conci e poi fai delle cose. È come se... come se si possedesse un personaggio su di te. Sì. In tutti i sensi. Sì, okay. ti esprimi. Il personaggio non deve neanche per forza essere diverso da quello che stesso. Tu sei out of drag. Ok, può essere anche... Tipo io non ho un grandissimo character out of drag. Okay. Cioè, scusa, in drag. Non è che mi vesto e inizio a fare quella stronza o quella... Sei tu, semplicemente. Sono sempre io. Okay. Per me, per esempio, è esplorazione di genere. Cioè, io lo intendo come un...
andiamo in esplorazione del genere, cioè vediamo, certo, vediamomi in quest'altra veste, esprimiamo queste cose che magari esprimo diversamente durante il giorno o in altri momenti, e facciamone un'arte, cioè dedichiamo del tempo, delle energie a questa attività che in qualche modo un po' mi definisce, un po' mi aiuta a scoprirmi e un po' fa vedere agli altri quello che ho trovato, no? Cioè io, certo, vado in cerca di una cosa e la trovo, cioè vado in cerca e trovo delle cose, certo, e poi le faccio vedere agli altri che le guardano e dicono: ah, pensa te, questa cosa qui magari non la consideravo oppure non l'ho mai vista, che cos'è? Si mettono in questione o si incuriosiscono o semplicemente si godono lo spettacolo, sì, sì, nel, sì, caso appunto di una performer. E quindi sì, può essere anche solo uno stile di vita. Certo. Conosco appunto persone che non performano o che si mettono in drag e fanno le sfilate, okay, cioè, perché poi adesso la moda, cioè, si è molto interessata, si è interessata a questo fenomeno sicuramente, perché appunto queste nuance stanno venendo fuori e quindi c'è, cioè, veramente tu hai la drag che va sul palco a fare la stand up, quella che va a fare le sfilate di moda, quella che canta, e quando è come se tu hai la band, no? Tu quando sei sul palco sei una persona diversa? No, però stai mettendo in scena un act in qualche modo. Sì. E musicista, cioè, può essere una drag, quindi una persona che quando è in character, quindi quando è sul palco, tutto quanto è in drag, quando no, no, oppure sì, oppure se c'ha voglia, capito? Sì. Comunque è uno sbattimento. Ci sono persone che si mettono in... e comunque appunto le regole non ci sono. La cosa bella, okay, è questa, no? Quindi io... Cioè non è che tu devi per forza avere la parrucca per fare drag. Mm. Non devi per forza essere maschio o femmina per fare drag. Okay. Non devi avere una certa età, non devi mettere per forza i tacchi, non devi per forza... Fai quello che vuoi. Cioè se il mio drag è... io voglio essere un'aragosta, io mi vesto da aragosta. Cioè non è che uno mi dice no. Sì, sì, sì. Questo sì, non è fare drag. Cioè se per te fare drag è... è fare drag, capito? Okay. Non ha regole. No, no, ok, ok. Se io ad esempio voglio diventare un altro... Aspetta, però mi sono un po' confuso adesso, perché... Tu se puoi voglio diventare un character. Se voglio diventare un personaggio che è etero, e è un maschio, però non sono io, è drag. No, aspetta, non ho capito. Se io ad esempio mi vesto da un personaggio che non è... non è femminile, okay, è drag. Vesti un bio king, non so, è un viking o un viking, viking. Oppure no, è un costume di carnevale, non lo so. Allora, anche lì è borderline, ma in un certo senso perché no. Per esempio ci sono state alcune drag che a Drag Race hanno fatto, c'è un episodio che si chiama Snatch, sì, Game, in cui tu devi imitare delle celebrità in cui hanno fatto personaggi maschili. Che storia. Ma erano così esagerati, così caratterizzati, così personaggio, così in qualche modo visuali, sì, o impattanti o interessanti o, capito, grotteschi anche volendo, una di queste cose o tutte insieme, che alla fine erano, c'era questa in Drag Race UK per esempio, c'è stata questa The Vivian che ha fatto Donald Trump, si è vestita da Donald Trump, ma era grande, così grande. Con tutto il volto arancione, col make up perfetto, con questa parrucca, con queste, parlava uguale così, che dice, you are fake questo, news, esatto, che era drag, raga, era drag, lui era out of drag, maschio credo si definisca maschio. Il suo personaggio in quel momento era maschile, ma quello, raga, era drag. Ok. Poi, boh, ci sono un sacco, capito, di sfumature, di grigi, cioè, ci sono anche drag, ci sono anche espressioni di genere che non sono drag, poi c'è il club kid, che è quello che si concia, ma non è drag, però di base non ci sono regole, quindi... Okay. Però ad esempio, ti faccio un esempio, in Brasile, tu sei stato in Brasile, lo so, sì, anche carnevale, e sicuramente avrai visto questa cosa che ti sto per dire. Sì. In Brasile, Chris, non so se lo sai, ma... C'è la Pablo. Ah no, aspetta. Ah, la Pablo Vittar. Pablo Vittar. Sì, però in Brasile c'è anche, durante il carnevale, tra l'altro abbiamo Ilaria come pubblico, la sto guardando mentre invisibile, sto parlando, è invisibile. Camere, ma c'è. In Brasile, nel carnevale, ci sono tanti uomini etero, sì, sì, che si vestono da donna, okay, e le donne si vestono da uomo. Okay. È un gioco, okay, è un gioco che succede in Brasile, non so se è una cosa
offensiva, perché comunque... Sì. Però succede tantissimo, cioè sì. I ragazzi si mettono la parrucca, la gonna e escono per, non per prendere in giro, ma per divertimento. Sì, certo. Per divertimento. Vedi un ragazzo che ne so, vedo Chris che è a carnevale, è vestito da donna, e che ne so, Michelle, che è la sua ragazza, si veste da uomo, vanno in giro. Questo è essere drago o sono un travestimento? Allora, secondo me dipende molto dalla persona con cui parli. La risposta che ti do io è... come quando chiedi cos'è arte e cosa non è arte. Guardi un quadro e dici è arte, guardi una fotografia, è arte. Ok. Boh, la risposta che mi verrebbe da dare è che comunque il drag è un'arte. Quindi tu, secondo me, lo rendi drag nel momento in cui lo fai consapevolmente, nel momento in cui tu ti prendi cura di questo, di questo aspetto espressivo, perché tu dici ora sto facendo una cosa, magari è la prima volta che lo fai, magari fai schifo, ti sei creata una parrucca, hai messo il rossetto... Però l'hai fatto, cioè, con quello spirito lì, con quell'intenzione lì, e quindi per me è drag. Se invece tu fai la goliardata una volta, per me non è drag, ma senza offesa, cioè... No, sì. È come dire, cioè, chiunque può prendere una cornice e fare un quadro, buttare sulla vernice e dire, ok, ho fatto un'arte. Quando andai... Esatto. Dipende, è sottile. E c'è Picasso che invece fa quello che fa, ha fatto quello che ha fatto perché ha il suo perché, tutto si è dedicato a quello, quindi sì, il drag... o certe avanguardie che magari erano un quadrato blu e dici sì vabbè, ma è arte o no? Beh, è arte nel momento in cui ci ha messo dietro un pensiero. Poi okay. Anche la concezione di arte si è evoluta nel tempo. Adesso non voglio parlare di che cosa è arte o cosa è no, perché secondo me è un pozzo senza fondo, no, che dentro cui non voglio guardare, però... quando andai in Brasile a Carnevale, in Brasile ci sono le fantasias, no? Quindi, sì. E ogni giorno è bello che tu ne abbia una diversa, no? Perché tu te le pensi tutte e le fai. E una delle mie fu che mi vestì da Courtney Love, perché è un personaggio che mi piace, ma in quel momento io non avevo ancora mai fatto drag. Conoscevo molte drag, ero a contatto anche stretto con alcune di loro, ma non avevo mai fatto drag. E per me in quel momento io non ero in drag, io ero Era un costume? Esatto, nel costume da Courtney Love. Okay. E non mi sento di definirlo drag. Certo. Invece quando ho preso il make-up e me lo sono messo in faccia con di fianco le mie amiche drag, la prima volta mi misero in drag, perché poi succede, cioè che tu puoi anche mettere in drag qualcun altro. Cioè, tu puoi fare il trucco di un'altra persona, come se fosse un bambolotto, lo puoi si dice mettere in drag. Questo è fare drag, sì, lo sto facendo più io che lo faccio te, ma lo stai facendo anche un po' tu, vestendo i panni, perché comunque adotti questa cosa, no? E io fui messa in drag 2 anni fa, che figata, cioè, era stato una figata. Per te è stata una bella... Per me è stato stupendo. Per la prima volta? Per la prima volta, sì. Cioè, nel senso... Le prime 2 volte... Ti hanno messo in drag? Sì. Ok. Esatto. Il battesimo. Esatto. Una benedizione. Raga, cioè, figata unica. Ancora me lo ricordo, cioè, non me lo dimenticherò mai. Poi si erano anche impegnati tanto, capito? Quindi proprio... Sì. E poi la prima volta, cioè, tu ti vedi allo specchio e dici, no, cosa sto guardando? Che figata. Cioè, tipo, è proprio un senso di veramente esplorazione, no? Cioè, che dici, ma allora posso fare questa cosa qua? Posso essere così, no? Cioè... E giochi, sì, è proprio un gioco. Da un certo punto di vista può anche essere un perché gioco. Perché c'è il trucco, c'è... Sì, capito. Il gioco nell'accezione più... pura. Pura, esatto, del termine, no? E quindi giochi, ti diverti, crei... Esatto, crei e esplori. Esplorare, secondo me, è una delle parole chiave, almeno per quanto mi riguarda, no? Puoi esplorare alcuni lati di te o anche alcuni lati della tua creatività, tipo... cosa si può fare con questo? Questo e quest'altro. Cosa posso fare una volta che sono così? Guarda, con questo vestito sembro proprio una cameriera, posso simulare tutta la sera di essere una cameriera, oppure posso, capito, mettere questo dettaglio, quest'altra roba qua. Entro in questo personaggio qua e provo a fare, cioè, capito, immagino un po' come ci si senta o il twist che io darei a questa cosa, cioè se io fossi una cameriera come sarei? Vediamo, questo è il gioco, è molto bello, un po' quella dinamica di
estraniarti, ma estraniandoti trovare sì. anche qualcosa che è del tuo vero te, sì. in qualche modo, no? Ho capito. Tra l'altro ti volevo dire una cosa bellissima che mi ha fatto vedere Giulia, sì. la mia ragazza. Sì. Lei mi ha fatto vedere questo servizio fotografico che hanno fatto questi uomini degli anni 50-60, okay. che loro andavano a questo incontro segreto, perché a quei tempi... Mm-hmm. in cui loro si vestivano da donna, mm-hmm. classica degli anni 50, e si prendevano il tè. Era il momento del tè in cui questi uomini, padri di famiglia o comunque... che forse reprimevano qualcosa di dentro di loro, che volevano esprimere, si esprimevano di nascosto in questo raduno in cui prendevano... E vedi questa immagine di tutti questi uomini, anche con le gambe pelose, sì. che prendevano il tè insieme vestiti da donna, si comportavano certo. da... Per me quello è drag nella dimensione in cui è appunto di nuovo esplorazione, è espressione, è liberazione da appunto tutti gli stereotipi che o comunque le cose, perché comunque, perché anche diciamo che è più comune che ci siano drag queen che king, perché i paletti del maschile sono un po' più stretti, okay. cioè quelli del femminile... magari sono più difficili da portare, perché comunque essere donna è innegabilmente più difficile, no? Cioè, sì. ma in tutti i sensi. Sì, perché comunque ti vengono messi un sacco di ostacoli. Invece quelli che vengono messi agli uomini non sono tanto ostacoli, secondo me, sono proprio un po' paletti. Cioè, tipo, l'uomo è pensato per reagire in certi modi, in certe situazioni, piuttosto che in altri. Cioè, è un po' più alla base. Invece le donne fanno difficoltà più, secondo me, sugli effetti, no? Sulle conseguenze di quello che vuol dire essere donna. Non so se ha senso questo discorso che sto facendo, potrei starmi inalberando. Le donne però... sono complesse, gli uomini sono più basici. O comunque quello che è stato immaginato e preconfezionato per loro, no? E quindi... intendo ad esempio, ti faccio un esempio. Sì. Io sono più semplice. Cioè, okay. per me è bianco e nero, vuoi... Infatti, no, vieni al microfono. Poi mi rendo conto, appena l'ho detto questa cosa, mi rendo conto che è una cazzata, perché poi anche le donne hanno un sacco di cose da scrollare. Abbiamo addosso. Un non binario, tre binari, giusto? Cisgender. Spiegate. È quando identità di genere e sesso biologico coincidono. Identità una di donna genere. Eterosessuale. Esatto. Okay. E un uomo eterosessuale. No, aspetta, okay. aspetta, eterosessuale però si riferisce all'orientamento. Ok. Allora, lezione molto molto base. Ok. Esiste. Sì. L'identità di... Allora, il sesso, quindi tu ciò che... Se vuoi vieni vicino, così puoi... Ma ne possiamo dare una sedia, mi spiace. Ce l'ha. Porta la sedia. È un trespolo, non vorrei essere in una posizione sopraelevata. Aspetta, occhio al cavo, perfetto. Così va bene. Allora, a scuola di gender... Okay. gender school. Allora, il sesso devi guardare in camera. Ma vieni vicino a lui, sì, ma proprio vicino. Cioè, sarai sicuro. In linea a tette. Perché? Esatto, forse è meglio così. Così ti si vede, guarda. guarda lì. Ok, perfetto. Se ma stai... l'importante è che mi si senta, non importa. Va bene. Esatto. Ma no, mi dispiace. Allora, il sesso biologico è ciò che tu possiedi nel tuo fisico, cioè la forma che ha, quello che hai tra le gambe, i tuoi sesso geni. Biologico. Sesso biologico. Allora, giusto per chiarire una cosa mia, siamo sempre in questo argomento. Sesso biologico, quanti esistono? Due. E poi ci sono le persone intersex, che sono quelle che nascono con entrambi gli organi genitali. Sì. Okay. Non viene considerato come un handicap. Ermafroditi, si diceva. Ermafroditismo, esatto. Ermafroditismo. Sì. Non so come venga in questo momento considerato dalla comunità scientifica, faccio mea culpa, però esiste anche questo caso. Cioè, non sono tanti, ma esistono. Tu dimmi se le domande sono troppo stupide. No, è importante secondo me parlarne. Sì. Poi c'è l'identità di genere, che è l'identità del tuo genere. Quindi se tu, cioè dove tu ti senti,
Quindi l'identità, okay. Allora, il sesso biologico è nel sangue, nei cromosomi e, nel, e sul perfetto. Tuo corpo fisicamente. L'identità di genere si trova invece qua dentro, quindi okay. Che cosa tu ti senti di essere? Se tu hai un pene e ti senti un maschio, le cose si combaciano, che è il caso della maggior parte delle persone, e si chiama... Degli uomini. Degli uomini e delle donne, e si chiama cis. Ok. Cisgender, vuol dire che le due cose coincidono. Quando non coincidono, si dice trans. Trans in latino vuol dire dall'altra parte. Ok, quindi si incrocia, cioè io... Sì, uno se si sente donna... Hai un corpo biologicamente maschio, ma la tua identità di genere è femminile, okay. Quindi... lì vai dall'altra parte e poi ci sono tutte le sfumature in mezzo, quindi quando ti senti nessuno dei due, tutti e due, oppure un po' uno e un po' l'altro mistamente, che sono tutte le identità non binarie. Questo perché non binarie? Perché non sono né, non sono bianco e nero, quindi okay. Maschile e femminile, sono una sfumatura, dove ricado okay. Tra l'altro io. L'orientamento sessuale invece è cosa ti piace, quindi... Wow. Se ti piacciono i maschi, se ti piacciono le femmine, se ti piacciono tutte e due, o tutto anche ciò che non è né maschio né femmina, o nessuno, o okay. Ok. E quindi li hai omosessuale, okay. Eterosessuale, bisessuale, pansessuale, asessuale, quindi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono tre. Allora, biologico. Sesso, genere, orientamento. Orientamento. Quindi una è persona molto trans, complesso. Una persona, cioè sono genere e orientamento sono svincolate, quindi una persona può essere sia trans che omosessuale, cioè una persona può, cioè se io facessi la transizione e diventassi una donna a tutti gli effetti, potrei comunque essere lesbica e decidere che mi piacciono le donne. Capito? Okay. Cioè vanno su due binari diversi. Certo. Orientamento riguarda ciò che ti piace, identità ciò che sei. In questo caso il biologico conta poco, allora? No, non è vero. Cioè, il biologico è il corpo che c'hai. Se ci stai bene dentro, se vuoi modificarlo, capito? Okay. Ci sono persone trans che si operano, persone trans che non si operano, perché appunto sta nella testa. Cioè, trans non è una condizione del corpo, è una condizione d'identità. Certo. Quindi tu puoi essere trans... ma decidere che non vuoi modificare il tuo corpo per tutte le ragioni, per X ragioni tue. Certo. Oppure decidere che vuoi cambiarlo. Sì, sì, sì. Ilaria, tu cosa volevi dire? Scusate, detto ciò, no, torniamo a quello che stavamo dicendo su... Fai una pausa che li metto a fuoco perché non riesco a guardare... Sì, sì, no, okay. Metti pure, intanto... Volevo inserirmi la ragione per cui... Siamo in pausa? No, stiamo andando. Ma intanto non siamo in live. Sì. No, la ragione per cui ho detto avrei un insight su al momento stavate parlando di è difficile essere uomo, è difficile essere donna, ed è una cosa di cui mi sono trovata recentemente proprio a parlare tanto con un sacco di persone. Mm-hmm. E tu stavi dicendo essere uomini è molto difficile, mm-hmm. perché i paletti degli uomini sono molto stretti, invece le donne non hanno dei paletti così stretti. Mm-hmm. E stavo pensando recentemente che essere uomo, forse, da quello che mi sembra di aver capito che alcune persone mi hanno spiegato, è difficile perché quando tu sei uomo ci sono molte più aspettative su il tuo successo personale. Mentre per le donne, cioè nelle famiglie, magari se una ragazza è brava va bene, tutto perfetto, però è importante che il ragazzo sia bravo, insomma, abbia il successo. Cioè è molto importante per gli uomini avere il successo, è importante perché vengono giudicati dalle donne se hanno successo o no. È una cosa psicologica. E le donne magari non sentono, cioè lo sentono più come una pressione che si impongono a se stesse per dimostrare il loro valore, ma dall'esterno non c'è questa aspettativa verso di loro, quindi è più un'aspettativa che per dire io sento verso me stessa, ma non la sento tanto venire da fuori, mentre mi immagino che invece per gli uomini sia una cosa che viene sentita forte da fuori, e l'immagine dei paletti è appunto quello che mi ha fatto venire in mente questa cosa. Poi io sono una donna che parla di... cioè, sono una donna, quindi non mi sentirei mai di dire che questo è il modo in cui vi sentite. Però questa è l'impressione che io ho avuto quando le persone mi hanno parlato di perché era difficile essere uomini. Con tutto poi, cioè, in overlay, il risentimento di per le donne è molto più difficile trovare qualcuno, cioè molto più facile trovare qualcuno rispetto a che per gli uomini avete così tante aspettative e le vostre standard sono così alti. Cioè, perché
penso che gli uomini sentano giudicati tanto. Guarda, sei arrivato in un punto molto, tra virgolette, polemico. Perché? Perché tu hai detto una cosa sugli uomini che combacia alla perfezione, eppure sei una donna. E l'hai potuto dire tranquillamente perché l'avevi capito. Non lo so, non... No, no, è se perfettamente... Se tu sei d'accordo con me, questa è la tua esperienza. Sì, 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 cioè, sì. Sono perfettamente d'accordo. E per gli uomini c'è una pressione nel fare... Secondo me essere uomini, proprio a livello di sì. vita, è molto più facile che essere donna solo... Vero, è vero. Se sei quel tipo di uomo che la società si aspetta che tu sia. Quindi se sei forte, se, sì. Capito, non esprimi troppo le emozioni, se ti fai vedere sempre tutto di un pezzo, se sei competitivo, se sei anche con una dose sì. di... Anche, non aggressivo, però capito, no, cosa intendo? Cioè, se devi essere tutto di un pezzo, non sì. devi mai cedere. E in quel caso, se la tua personalità combacia con questa descrizione, facilissimo. Se no è difficile, perché devi combattere contro appunto degli stereotipi molto forti. Invece sì. dalla donna, quello che secondo me... stai dicendo Ilaria, è anche che ci sono meno aspettative. Perché ci sono meno aspettative? Perché arriviamo da una storia pesantemente misogina, quindi sì, vabbè, la donna chi se ne frega, cioè è sempre stata un po' più scagata, sì. però la parte positiva della medaglia è che quindi, essendoci meno aspettative, è anche un po' più scialla sotto certi punti sì. di vista, no? Che è il motivo per cui, forse è uno stretch dire quello che sto per dire, però... gli omosessuali sono più magari bersagliati rispetto alle lesbiche, perché le lesbiche sì, è vero. Sono è vero. Anzi, forse sono ancora meno cagate, quindi da un certo punto di vista sono anche più invisibili. Perché? Perché lo stereotipo dell'uomo che magari dice, vedi due lesbiche che si baciano, oh wow. Anche, ma capito? Poi perché tu stai facendo più per lui, no? Non è che una cosa brava. Esatto, cioè, questo è il pensiero. Non le si considera, capito? Che è, in realtà è terribile se ci pensi. Cioè, non... Cioè, se un uomo vede due uomini che si baciano, non dice, oh, wow. No, cioè, vengono stigmatizzati perché falliscono ad adempiere il modello di maschilità. Sì. Invece... le donne, c'è già un'aspettativa più bassa a livello sociale per colpa di una pesante misoginia, che quindi in realtà è un problema ancora più grosso di sottofondo, che però in questo frangente magari rende un po' la vita più facile, ma perché... nel senso, è più facile agli occhi, immagino, degli uomini, perché poi sapere dentro di sé che qualunque cosa tu faccia non importa molto, è insomma l'altro lato della medaglia, cioè è sentire se stessi come meno importanti, sì. è terribile, cioè, forse non so se è sì, cioè, se è peggio sentire di non essere all'altezza del standard che ti viene posto o sentirsi insignificanti fin dall'inizio, sì. cioè diciamo che non è una scelta che io vorrei fare, sì, non è sì, di sicuro facile per nessuno. Ti posso dire come esempio che come sono cresciuto io, ad esempio. Io sono cresciuto con l'idea classica che l'uomo deve essere forte, deve lavorare, fare, devi essere forte, non devi mai dimostrare debolezze, eccetera. Quando mi è capitato di essere debole, ho sofferto, no? Ho sofferto e ho imparato che nel momento di debolezza, io come mi sentivo come uomo, mi ricordavo che mio padre mi diceva, smettila, devi essere così. Questo mi ha aiutato a capire, questo processo di affrontare questo piccolo problema mi ha aiutato a capire, mi ha aiutato a fortificarmi, a rendermi più forte e dire, nel momento di debolezza io devo essere debole, nel momento in cui devo essere forte, punto. E questo è per tutti, secondo me, la cosa che deve nel momento di difficoltà, che io mi sono sentito male, io mi sono sentito, no, io devo essere così, ho passato un periodo di merda. Perché mi sentivo che dovevo essere, no, tu devi essere forte, non devi mai... Mm-hmm. E invece, lì ho capito, secondo me questo è un processo umano. Poi va al di fuori, perché io sono dall'idea che il processo poi di ah, ok, sono gli uomini, il problema è il patriarcato. No, il problema è l'essere umano, che è veramente complesso.
E le dinamiche... Sì, però il patriarcato è un problema, perché tu comunque no, questo lavoro intendevo... che hai dovuto fare è di decostruzione di una roba che ti è stata insegnata, e questa cosa non andrebbe insegnata semplicemente, cioè l'uomo è debole e forte come la donna è debole e forte come tutti lo possiamo e dobbiamo essere, ed è sano che lo siamo. Sì, c'è un, pico... c'è un piccolo problema secondo me di... come lo posso dire, che poi è una cosa che sto dicendo secondo me. Tutto quello che ho detto fino adesso è, secondo me, raga, importantissimo. Problema... Infatti, a un certo punto ero tipo, oddio, aspetta, sto per usare delle parole che potrebbero essere rischi da un certo punto di vista. Cioè, ad esempio, ti faccio... io rispetto ad Ilaria ho più testosterona, no? Innegabile. È innegabile. Quindi io magari davanti a una competizione mi sento fisiologicamente più attratto a... Ok, io devo vincere. Non che le donne, non sto dicendo, non sto generalizzando, ok, però rispetto fisicamente, avendo più testosterona, uno dice, ok, competizione, capita, questo agli uomini è una cosa naturale. Se entri in questa logica, non sto giustificando niente, ok, io sono dell'idea che abbiamo molta intelligenza per superare la nostra testosterona e dire, siamo uguali come esseri umani, certo. Capito? Io sono di questa idea. Ma, ad esempio, un uomo limitato, come, che ne so, Putin, limita un'intera nazione grazie alla sua testosterona e non è così intelligente e capace di dire no, tutte le persone sono uguali e quindi... Questa cosa, come uomini, ci limita molto. Siamo molto... È per questo che, secondo me, le donne o comunque gli altri generi sono molto, molto più sviluppati... più intelligenti, perché cazzo, noi siamo limitati al fatto che io sono più forte e tu sei più debole, quindi ti... Beh, c'è stata diciamo tutta una letteratura di donne che hanno riflettuto sull'essere donne, e non so quanta ce ne sia stata di uomini che riflettono sull'essere uomini rispetto all'essere qualcos'altro da sé, perché le donne gli uomini capiscono... non pensano. No, immagino che le donne, come diceva Simone de Beauvoir, sono il secondo sesso, l'altro, quindi gli uomini hanno usato noi per definire se stessi e nello stesso tempo definendo noi come altro da sé. Quindi abbiamo riflettuto, cioè, le donne nella storia, quelle che insomma hanno riflettuto, hanno capito e hanno riflettuto molto su cosa volesse dire essere donna rispetto all'essere uomo, mentre poiché per l'uomo essere uomo è il default, non hanno riflettuto su... l'essere qualcos'altro, che non vale la pena essere nient'altro che se stessi, perché esatto. È il caso base. Esatto, e nel default aggiungo che c'è essere cis ed etero, quindi rientrare nella definizione di maschile, se il tuo corpo è maschile, e farti piacere l'altro sesso rispetto a quello che hai tu, perché è il caso base. Okay. Quindi a sua volta le persone queer tutte sono passate... per un momento in cui si sono accorte di essere diverse da ciò che è appunto l'eteronormato, no? Quindi da ciò che è il caso base, la chiamiamolo così, binaria. La linea, esatto, la narrazione principale, e si sono dovute per forza fare delle domande su, oddio, ma cosa sto sentendo? Perché? Perché sento che qualcuno intorno a me potrebbe avere qualcosa da ridire, e come lo processo, e come la vivo, come l'affronto, come la tiro fuori, e come faccio in modo che questa cosa qui, insomma, di vivermela bene con me in primis e poi con gli altri nella società, no? Cioè, sono ragionamenti che se sei un maschio, cis, etero, magari anche bianco, non vieni messo nella condizione di doverti fare certe domande. Non per una colpa, ma perché semplicemente... Sì. Anche così. Perché, essendo, presumo, un uomo, ti trovi nella condizione di dire, cioè, di identificare l'uomo come, diciamo, l'essere umano. Quindi quello che io penso e dico di me vale per tutto il resto degli esseri umani. E questa cosa non è vera, neanche quello che si dice delle donne in genere, del genere donna, vale per tutte le donne. Quello che io posso dire di me stessa come donna può differire radicalmente dall'esperienza come donna di qualcun altro, anche di una donna di un'altra etnia, per dire, cioè avranno avuto tutte le esperienze in quanto donne molto diverse dall'esperienza che ho io in quanto donna, che hanno compreso cose che non rientrano nel mio background, e anche nel caso di Pietro, cioè se in quanto donna ha un'esperienza molto diversa dalla mia, e non riesco neanche ad allinearla in qualche modo, perché è
partito con, da un, tutto un altro background, un altro processo, un'altra sì. persona completamente e non possiamo descriverci tutti come, cioè non rientriamo, tutto ciò che si può dire delle donne non è necessariamente vero per una singola donna. Pietro, ti faccio una domanda a tutte e due, ora che siete nel podcast tutte e due. Forse no, ci sta, ci sta, ci sta, sei d'accordo Pietro? Sì, è la tua puntata, ma poi, è la tua amica, allora, quindi sì, esatto, Ilaria qui un po' per caso, in realtà io e Ilaria eravamo al liceo insieme, siamo cresciute nella stessa città, a pochi blocchi di distanza, abbiamo fatto il liceo insieme, poi abbiamo fatto tutti e cinque gli anni, poi abbiamo fatto i primi tre di università anche, e poi lei si è trasferita in Inghilterra dove lavora come 3D artist, tra l'altro. Grande. Secondo me anche due parole su questo poi si potrebbero spendere. Sì, 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 sì. Abbiamo intervistato... Allora, forse 3D artist non è la parola giusta, però insomma lavora nell'ambito del 3D per i videogiochi, quindi comunque due robine le sa, qualche cosina l'ha fatta, anche lei direi. E quindi adesso si trova qua. Comunque, niente, questa era la base. Sì, 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 ciao, sì. Ciao mondo, lei è Ilaria. tra l'altro, l'ultima puntata è stata su un 3D artist che fa NFT. Poi vate. No, non dobbiamo ancora pubblicare. Pubblicheremo probabilmente stasera. Quindi... Poi mi dici il nome di questo 3D artist? Certo, certo. Si chiama Bizzarro. 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 Okay. Allora, la domanda che ti volevo fare è: se ad esempio noi riuscissimo come. Diciamo esseri umani intelligenti a togliere tutto questo potere agli uomini e a ridistribuirlo come ad esempio a più alle donne, di più ai non binari, perché biologicamente noi abbiamo questa cosa della competizione, di essere i primi in tutto come uomini, quindi fai la guerra perché fai la guerra, perché tu mi hai detto che non ce la faccio, quindi io ti dimostro che hai più petrolio di me, ok, ti mangio una bomba perché tu hai detto che hai più petrolio di me, quindi lo voglio per me. Noi probabilmente, il ragionamento che faccio io è, ma noi creiamo degli uomini più deboli e quindi creiamo una categoria di uomini che sono vittime di poi una società, quindi diventano gli uomini. Ma in realtà secondo me avere delle fragilità, essere fragili non è sinonimo di debolezza, al contrario è sinonimo di forza, perché secondo me se tu introietti troppo il modello del maschio che è solo così e poi a un certo punto, cioè, tutte queste fragilità che tu reprimi, a una certa devono venire fuori, raga. Cioè, nel 99% delle persone, magari c'è quell'1% di persone che magari non ci devono mai fare i conti, ma tutti ci devono fare i conti a un certo punto. Quindi, semplicemente le donne o le persone queer si trovano a doverle affrontare perché purtroppo, cioè, per natura, poi neanche tutte le persone queer o comunque neanche tutte le donne, però insomma, è più facile che le debbano affrontare perché ci sbattono la faccia contro, inevitabilmente, ma questo non le rende più deboli, al contrario, secondo me facciamo un lavoro su di noi che è difficilissimo ed è durissimo, che però in realtà tutti dovrebbero fare. Sì, è vero, è vero. E ciò non le renderebbe persone più deboli, ma forse più fragili e quindi, anzi, più forti, perché hanno avuto la capacità di affrontare le proprie fragilità. Sì. Sai che io vedo una via d'uscita in questo, in tutto questo. Oggi stiamo capendo che, ad esempio, quando fai un progetto, se lo fai da solo e sei il figo della situazione che riesci a portare tutto a termine, grande, bravissimo, sei un grande. Quando tu collabori e inizi a chiedere ai tuoi amici, e dai molto più successo, tu hai capito una cosa, che la collaborazione tra le persone, non solo tu che sei il figo, che hai... funziona molto di più. Questo modo di lavorare, se poi riuscissimo a capire, a smettere di lottare chi ce l'ha più grosso, il missile più grosso, che è tutto un collegamento sul membro, ok? Sì, esatto, cioè, alla fine... Gli uomini giocano sempre a chi ce l'ha più grosso, è la componente... sia con i missili che con la macchina che con... Sì, ma perché è anche la componente, se vogliamo, animalesca, no? Cioè, tipo...
l'animale che deve sopravvivere alle sfide, capito? Il cane mangia, come si dice, quando devi sopraffare l'altro per sopravvivere, no? Però a livello di società, sì, in un certo senso è ancora così. Ancora così. Però stiamo capendo che Però su collaborare. altri livelli, Sì. capito? Esatto, e comunque la collaborazione, esatto, poi. Cioè, a me, ad esempio, ti faccio questo caso della guerra che sta succedendo in questo momento in Ucraina. Mi viene da pensare, ma cazzo, ma se tu collabori con quel paese, con Zelensky, e tu dici, ok, collaboriamo, io sono un paese ricco, tu sei un paese ricco, diventiamo ricchi insieme, facciamo ricchi altri paesi. Non ne usciamo da, ne usciamo da questa cosa. Perché non ci arriviamo? Perché è beh, molto più complesso e secondo me Porca alla fine puttana. risale tutta la natura umana, che nella Sì. natura umana c'è comunque della prevaricazione, Sì. c'è della debolezza, no? C'è della debolezza di riconoscere le proprie fragilità o comunque non so, il voler sgomitare per essere davanti, per avere il privilegio più alto e quando lo vuoi ne vuoi di più e. Non lo so, fare fatica un po' a vedere forse anche la bigger picture, no? Cioè, capire che se lo guardi da lontano dovremmo veramente allearci tutti, siamo tutti un po' nella stessa merda. Cioè, il fatto che non riusciamo neanche a essere d'accordo quando si parla di ambiente, secondo me. Allora, adesso sarò la voce negativa, ma invece a me un po' mi sconforta questo che dici, ok, al di là del vedere il tu diverso da me, che può essere. Tu di un paese, io di un altro, tu di una fazione politica, io di un'altra, tu di Sesso, ideologia. un'ideologia piuttosto che di un'altra. Però cazzo, raga, il pianeta è questo. Cioè, vogliamo Esatto. respirare l'aria, l'aria la devi respirare te e io e tutti Esatto. quanti. Cioè, non è che se ne scappa. E anche su questo si fa fatica. E uno dice, oh, ma vi volete tirare insieme? Cioè, il fatto è che nessuno vuole perdere i propri privilegi. Chi non li ha li vuole ottenere e chi li ha ne vuole di più oppure Siamo non da li vuole punto e a andare. capo. Estremamente d'accordo con te. Siamo da punto a capo. Questa cosa mi lascia pensare, ma il mondo è come vediamo, cioè è come lo stiamo guardando. Perché stanno ancora lottando per il grano? Perché stanno lottando ancora per i territori? Perché il missile, ad esempio, è uscito Per quello che ti adesso. dicevo prima, perché chi lo ha ne vuole di più o non vuole perderlo e chi non ce l'ha lo vuole cazzo avere. E quindi riusciremo in qualche modo a distribuire questo Secondo potere? me no. Però è, cioè, non voglio neanche, cioè, mi considero una persona romantica e secondo me comunque vale la pena provarci. Non ho grande fiducia. Come dice Lo quel. so, Avete presente il lo video, quel meme in cui c'è Berlusconi che dice la fiducia e poi si impasta e ai minimi storici. Fa spaccare, La cercatelo. fiducia. Basta che cercate Berlusconi la fai ducia. La fai La duce. fa riderissimo. Vabbè, la mia fiducia è bassa, però questo non vuol dire che uno non deve Bisogna fare del proprio provarci. meglio, no? Sì. Cioè. Questo è anche il mio dubbio rispetto a tutto quello che mi stai dicendo, che ci siamo detti anche, no? Perché io e Chris lo capiamo bene, perché io sono qui a parlare con te, abbiamo aperto lo spazio per aprire la nostra mente e dire di cosa mi stai parlando? Io non lo Ok, so. vediamo Fammi. cose che sono Esatto, diverse. esatto. Questo mi apre a un tema che a me è molto caro recentemente, di cui parlo molto spesso, e cioè che cose come questa sono importanti perché in quest'epoca un'altra trappola è un po' quella del social, dell'algoritmo, della filter bubble che ti fa vedere sempre le cose che ha capito che ti piacciono, no? Quindi. Sì, sei in una bolla. Se frequentiamo persone che la pensano come noi, tutti quelli intorno a noi, guarda caso, come ha fatto a vincere questo politico qua? Se tutti quelli che conosco la pensano come me, cioè dall'altro lato, è impossibile. Ma è perché semplicemente siamo in un'epoca in cui secondo me certi meccanismi autoalimentano queste divisioni in cluster. E secondo me sono molto importanti invece le occasioni in cui si rimescolano un po' le carte. Il drag. È bellissimo ed è bellissimo andare nei locali queer e io vado lì e mi sento al sicuro perché so che lì nessuno mi aggredirà e so che Ah, cioè, ok. posso essere una certa spensierata e tutto quanto. Ma ho scoperto recentemente che è altrettanto bello andare nei posti etero, non queer, comunque a ballare e io sono in drag. La gente mi guarda e dice che cazzo è sta roba, però dopo che mi ha visto magari ne vede un'altra. E poi dopo un po' capisce che cos'è, Inizia a diventare capito? comune. Però deve iniziare da qualche parte, bisogna un po'. Cioè, finché ce la S cantiamo e ce la bravo. suoniamo tutti, ma ciascuno nel proprio, si rimane un po' lì.
E invece sì. La cosa è conoscere, perché quando conosci poi smetti di aver paura delle cose, smetti anche di misticizzarle o di pensare delle cose che sono sbagliate, cioè capito? Smetti di ignorare, quindi sì. Non sei più ignorante, quindi puoi avviare un processo virtuoso di conoscenza e di miglioramento. Perché intanto che noi ci siamo aperti, o comunque io, perché magari Chris già lo sapeva già certe cose, C'è gente che ancora vede te o qualcun altro vestito da draga e dice è gay. Non ha capito un cazzo, esatto. Cioè è un'oversimplificazione clamorosa. Sì, capito? Infatti io, cioè, a un certo punto, dopo aver fatto anche coming out come omosessuale, ho detto, raga, ma io non sono omosessuale. Infatti, parliamo di questo inizio, come hai capito che non eri binario, come spiegami, ma... com'è stato questo inizio? Ma no, ma stai, Lara, non stai. Adesso non ho più nulla da dire. No, vabbè, rimani, sei ospite. Stai lì perché sicuramente magari capiterà. Allora, in realtà è avvenuto prima di che io conoscessi tutte queste cose di cui ti ho parlato stasera. Non avevo questi precetti, nessuno li aveva spiegati. Poi ho visto, cioè poi l'informazione è arrivata dopo. E io a un certo punto, mentre l'identità di genere, cioè scusa, l'orientamento sessuale, quindi che cosa mi piaceva, l'ho capito molto lentamente alle superiori, c'erano delle aspettative, poi guardavo i ragazzi, guardavo le ragazze e lentamente ho imparato a capire, ad accettare il fatto che a me le ragazze non, da quel punto di vista non mi interessavano. Ok, l'identità... al liceo. Vagamente, sì, 14-15 anni, se 15 anni, diciamo. Okay. Poi è stato un processo molto lungo per una serie di motivi, ma diciamo così. E la cosa sull'identità di genere è arrivata di colpo ed è arrivata a un certo punto e io era dopo la triennale di università, perché ho iniziato a processare la mia sessualità e a un certo punto, mi ricordo ancora una sera, è stato un po' rivelatorio, ho detto, cazzo, ma io... Cioè, non è che... Non è semplicemente ciò che mi piace, ma ciò che io sono. Non è che io sono una persona trans, e io con trans in quel momento intendevo la trans binaria, cioè quindi la persona che cambia sesso. Cioè non è che io in realtà, cioè tutto questo è sbagliato. E lì panico, perché cioè di punto in bianco mettere in discussione una cosa che è così fondamentale nell'esistenza di una persona. Per te era... Era difficile, cioè è stato un colpo, cioè ho panicato di brutto, cioè è stato un periodo molto 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 difficile, sofferto per me. E poi, niente, ho dovuto mettermi lì con calma e negli anni, ancora adesso è una cosa che sto processando, capire che cos'è l'identità, che cosa uno si sente, cioè capire come si può alleviare questo senso di disallineamento, no? Un po' tra quello che uno... sente di essere dentro e poi quello che uno vede, vive e come gli altri lo percepiscono o la percepiscono, no? È un processo che per me non è ancora finito, magari un giorno la farò la transizione, che cazzo ne so, non è neanche detto che io non la faccia. Ah, non è una cosa che è ancora definita. Per adesso so di non rientrare nel binarismo, cioè sento di non essere né da una parte né dall'altra. Una delle cose più importanti che ho imparato è che quando si dice che ognuno ha i suoi tempi e che i processi sono lenti, è vero. Cioè uno deve avere la pazienza di maturare, capirsi, conoscersi, conoscere gli altri per conoscere se stessa o se stesso, se stessi, e lavorarci. Cioè per qualcuno... per qualcuno è scontato, manco se lo deve neanche chiedere, per altri è una cosa veloce, per altri è una cosa lenta, altri non ci arrivano mai. L'importante è trovare l'equilibrio e comunque guardarsi dentro, analizzare, lavorare, capito? E tutto ciò io mi sento di consigliare, e non solo per questo tema, ma per tutta una serie di altre cose, la terapia. Cioè è una cosa che tutti dovrebbero fare. Hai toccato un punto davvero importante. È importante ed è molto meno scontato di quello che si pensi, no? Ci sono ancora un sacco di persone che non ci vogliono andare, o che anche ammettendo nell'importanza dicono sì, però per me no, io penso che non mi servo, che nessuno muore senza la terapia, ma tutti possono giovare dalla terapia, cioè secondo me, no? Sì. C'è un modo per respirare e mangiare, lo trovi comunque.
da qui a dire che è inutile, no, tutti secondo me dovrebbero affrontare, soprattutto chi forse, ancora di più chi magari non è naturalmente portato a mettersi in discussione, perché... soffre da solo... capito, esatto, sì. O banalmente sente questi vincoli di, per esempio quelli di cui parlavamo prima, di, dell'uomo maschile, no? Che magari sì. Dice no, io sono tutto d'un pezzo, non ho bisogno di un cazzo... Sì. Ricado in questo framework che mi è sì. stato dato e quindi non ho bisogno di altro. Certo. Magari oggi, magari domani, ma una certa queste robe qui secondo me vale la pena affrontarle, vale sì. la pena sì, metterle sì. in discussione, vale la pena studiarle, vale la pena insomma darci un occhio, ecco. Sì, 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 approfondire su se... perché io quello che ho sentito molto da molte persone che erano più esperte o erano più anziane, è che dicevano, molte filosofie lo dicono, conosci te stesso e conoscerai tutto l'universo, ok? Mm-hmm. Conoscendo se stessi conosciamo di più sul mondo, perché le persone su come si comportano nel mondo si comportano su come sono loro stesse, quindi di conseguenza certo. noi esseri umani esterniamo quello che abbiamo dentro e quindi... Tutte le puntate di RuPaul's Drag Race, di cui vi invito a guardarne qualche puntata sì. o una stagione, finiscono con RuPaul che dice sempre «If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?» Che è verissimo, esatto, cioè esatto. Se uno non sta bene con sé, come fa a stare bene con gli altri e quindi nella società? E esatto. questo non solo le persone gay, queer, trans, eccetera, tutte le persone. Cioè se uno non è felice, se uno non è risolto, se uno non è in pace, come cazzo fa ad aspettarsi? Bravo, e qui arrivo in un punto, perché tu vedi quelle persone frustratissime che agiscono come omofobi e picchiano, esternano questa rabbia, perché? Lo diceva Freud, perché rifiutano qualcosa in loro stessi. Sì, esatto. E che qui... a volte è la loro natura, a volte è semplicemente il loro framework di ragionamento. Cioè... E quindi loro, siccome sono frustrati e non riescono a conviverci con questo, che cosa fanno? Lo sfogano. Non vado così oltre a dire che tutte le persone no, che hanno... No, assolutamente. Però sicuramente sono persone che sì. appunto non hanno conosciuto e non hanno toccato con mano il fatto che siamo tutte persone, capito? Che... quest'area la respiriamo tutti e che nessuno è inferiore o superiore per nascita sì, o sì, sì, insomma sì, capito sì. Per attributi, perché questa cosa che è una cosa che ho letto, a me piace molto leggere sulla psicologia umana eccetera mm-hmm. e effettivamente quando ho visto alcuni video di persone che picchiano o insultano mm-hmm. un ragazzo gay eccetera, ho visto molto di quello che stavano comunicando era: quello che vedo in te lo vedo anche in me, non mi piace perché sono combatto con sì, questa sì, cosa. È una cosa che io non posso accettare di me, non accetto che la faccia neanche te. Quello che è dentro di me lo vedo in te, lo voglio eliminare perché sì, mi sì, fa stare sì, male. Sì, sì, e sì, quindi sì. che cosa faccio? Ti picchio, ti insulto. E quindi questa cosa mi fa... Ah, ok, quindi questo tipo di persone sono frustrate solo per il fatto che vedono qualcosa in quello... dentro se stessi. Sì, cioè, secondo me alla fine se ci pensi si può anche arrivare a dire che tutto quello che facciamo è uno specchio di sì. chi siamo, no? Cioè tipo se io sì. sono una persona vendicativa e mi vendico, sto sfogando qualcosa che alla fine è dentro di me, che può essere un'insoddisfazione, che può essere un senso di rabbia col mondo per qualcosa che magari mi è successo nella mia crescita, capito? Cioè tutto quello che facciamo riflette una parte di noi che siamo e che sì. abbiamo e che stiamo in qualche modo affrontando facendolo, no? Così, oggi sì. filosofia. Ma secondo la tua visione, Pietro, mm-hmm. A parte il essere gay, lesbica e tutti i generi o comunque le cose che posso dire parole sbagliate, Pietro, però a me piace tantissimo. Mi sono fatto capire. Usa, almeno quello che piace a me è usare la parola queer, perché queer okay. è un termine ombrello, è la Q dell'LGBTQ, sì. oh, okay. è un po' un termine ombrello, quando non hai queer, la certezza dici queer, okay. che un po' diciamo comprende... Dici, sei una persona queer, vuol dire che non sei cis, etero, binario. Capito, binario, quella roba là. O LGBT, okay. se vuoi. Persone LGBT, persone queer, okay. oppure...
Mi sono tu che sei, mi stai dicendo, tu, secondo la tua visione, tu che sei una persona appunto queer, eccetera. Mi sono dimenticato la domanda. Vabbè. Vabbè, non fa niente. Non fa niente. No, comunque quello che intendevo è molto difficile. È molto difficile. Ecco, una persona che è queer, LGBT. Mm-hmm. Quando, ad esempio, esiste la possibilità che sia un genere, che ne so, essere maschilista o essere una persona che dice no, ok, io non ho niente, sono deciso, sono donna, sono uomo e mi piace essere... Aspetta, non sto capendo. È un genere, quindi essere etero, quindi intendi per etero, intendi essere uomo o essere donna, dentro il mondo LGBTQ è un genere? O essere non binario, ha capito quello che intendo io? Allora, aspetta, cioè, aspetta. Essere binario, essere non binario è sempre, fa parte sempre degli essere qualcosa, giusto? Allora, come la essere... sigla LGBTQIA+, comprende tutte le identità di generi, di genere e gli orientamenti sessuali, e in realtà anche il terzo sesso, perché i è intersex, quindi anche le persone, comprende anche le persone che hanno caratteristiche fisiche proprio, sia maschili che femminili, che non sono la classica persona cis etero, quindi maschio che si riconosce nel maschio e che gli piacciono le donne, donna che si riconosce nella donna che gli piacciono i maschi. Tutto ciò che non è le due casistiche appunto principali nel mondo, finisce nell'ombrello LGBTQIA+. Quindi esiste, certo che esiste. Ma perché, ad esempio, in questo caso non si parla di, invece che tutto quello che non è, i due, non sono i due casi, sono altre cose? Perché non si unisce il tutto? Cioè, perché non viene compreso anche LGBTQI e etero? Okay. Perché... diciamo che la sigla, come allora le definizioni sono importanti ed è poi importante anche abbandonarle, perché allora sono importanti perché intanto danno un nome a qualcosa che esiste. Okay. Quindi se è stato necessario inventare il termine omosessuale, se è stato necessario inventare il termine trans, era perché bisognava legittimare qualcosa che esiste, perché le persone trans, gay, esistono. Ma e tu... quindi gli diamo un'etichetta dentro la quale stare. La sigla comprende tutte queste etichette che definiscono appunto persone ricadenti in una minoranza, che è la minoranza appunto, la minoranza gay, la minoranza lesbica, la minoranza bisex, la minoranza trans, bla 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 bla. Non esiste la E nell'alfabeto perché è nella sigla, scusa, perché è una sigla che è stata ideata per comprendere appunto persone appartenenti a minoranze di tipo sessuale. Cioè, perché ad esempio, scusa, è un mio dubbio, perché si dice minoranze essendo che si vuole essere uguali? Perché sono statisticamente meno persone e sono state bersagliate. E io ho capito tu dove vuoi andare. Tu vuoi dire perché si, cioè, perché se... mi sminuisco io, no, perché no, non è sminuire, però allora se quello che ho capito che mi stai chiedendo è così, tu mi stai chiedendo se vogliamo andare oltre a certe cose. Bravo. Perché continuiamo a dire io sono una minoranza? Perché se tu non lo dici, gli togli la legittimazione del fatto che esiste. Cioè, se non esiste più la parola omosessuale, trans, eccetera, allora, si può smettere, come dicevo prima, sono importanti anche da abbandonare, ma una volta che la cosa è stata completamente risolta, integrata, eccetera, eccetera, dato che non ci siamo arrivati, e secondo me non ci arriveremo ancora per tanto tempo, a livello mondiale, cioè ci sarà sempre... Se pensiamo anche a molti paesi in cui c'è la pena di morte per le persone omosessuali, diciamo che non la vedo vicina al momento in cui questa cosa è completamente ok per tutti ed è così superflua che bisogna abbandonare l'etichetta, fin tanto che sarà necessario, perché questa cosa verrà discriminata, verrà riconosciuta, eccetera, eccetera, sarà necessario avere un'etichetta, cioè una definizione che legittima l'esistenza, certo, di qualcosa.
Tu hai detto però che non credi tanto al che si arrivi a uguagliare la cosa. Come quando mi chiedevi, ce la faremo mai a Sì, superare le esatto, e quello intendevo. ineguaglianze? La fai d'uscio e ai minimi storici. Io Ci si prova. sono più ottimista di te, sono più ottimista di te. Sì, Ci io mi arriveremo. chiedo, allora, in linea teorica sì, mi chiedo se arriveremo prima all'accettazione Sì. e alla ridistribuzione della ricchezza e al superamento delle ineguaglianze o arriveremo prima al collasso della Terra. Secondo me arriveremo prima Collasso, al collasso. Quindi collasso, sono d'accordo è con per te. questo che io... è questo il frangente in cui Sì. io non ho ottimismo, cioè sono pessimista, no? L'uomo Perché tenderà a penso che distruggere. sì, in linea teorica potremmo arrivarci a tutte queste cose. Ma è una linea teorica, cioè noi Sì. saremo non morti, cioè morti e stramorti e rinati e rimorti 500.000 volte, cioè Sì. quindi in questo frangente però cioè, siamo qui, siamo, cioè, facciamo rete finché siamo qua e possiamo Sì. e cerchiamo di mescolare le carte come dicevo prima, di creare awareness, conoscenza e aiutarci, no? Tutti quanti. Sì, io non vorrei, non voglio che l'idea del il leone che è più forte Chiaro. vince sugli altri, però per ora, in questo momento, purtroppo l'essere umano ci sta dimostrando che L'ha sempre cazzo. Cioè, dimostrato. nel 2022 stiamo facendo la guerra, cioè, capito? Stiamo facendo la guerra per dire no, non voglio i tuoi missili vicino a me. Pur fregiandoci, capito, della civiltà occidentale che diciamo, ah, perché comunque noi siamo in Occidente, siamo avanti così, raga, no. Cioè, e questo secondo me alimenta anche, capito? Cioè, ci sbatte in faccia il fatto che noi che siamo occidentale centrico, non so come dire, cioè che noi che pensiamo che la società è dove siamo noi, no, non è così, ma allo stesso tempo non è neanche... Cioè, è anche sbagliato porci con un atteggiamento di superiorità, tipo quando si dice, ah, c'è la guerra in Ucraina, certo l'Ucraina non è neanche l'Afghanistan, lì sono abituati a... Cioè questa cosa qua tradisce una visione per la quale lì è giusto che ci siano le guerre oppure è giustificabile perché loro sono mentalmente più indietro ed è un filo di discorso che va verso il razzismo. Cioè vuol Sì. dire, vabbè capirai, poveretti, lì sono menomati. No, raga, questo discorso... Fondamentalmente alimenta logiche di tipo razzista e quindi... Ecco, questa è una cosa interessantissima che hai detto e mi ricorda una filosofa che ha detto questa cosa qui. Noi ci siamo evoluti, sì, giusto, sei d'accordo? Però ci siamo evoluti nelle macchine. Noi come macchine abbiamo fatto evolvere le macchine, ma non l'essere umano. Probabilmente un filosofo nella Grecia che andava con la sua carrozza. Che ne so, e rifletteva sul mondo, era molto più intelligente o Libero. molto più libero mentalmente rispetto a noi oggi, perché oggi l'uomo non va più in carrozza o comunque ha cambiato il modo di viaggiare o va su un jet, eccetera, e la macchina si è evoluta, ma l'essere umano No. probabilmente è andato prendendo la curva, è andato così. Perché le più grandi filosofie, i più grandi pensatori del mondo sono nel passato. Capisci quello che intendo? Oddio, ci sono anche secondo me dei pensatori. Beh, è sempre difficile valutare l'epoca in cui si è. Le cose si riconoscono un po' guardandosi indietro. Esatto, però continuiamo a prendere simboli del passato, capisci quello che dico io? La Grecia, la nostra società è basata sui greci. Sì, però è anche quello che ti viene insegnato a scuola. Magari sono successe un sacco di altre cose che magari non, a cui magari non è stata data l'attenzione. Sì. Cioè, le persone queer, le persone gay, trans, eccetera, dove sono state tutti questi secoli? Sembra che, ah, tutti quelli che dicono, ah, adesso sono tutti gay. No, ci sono sempre state, ma prima venivano completamente represse e Represse, si loro dovevano stessi. nascondere e quindi non hanno avuto una voce. La cosa bella forse di quest'epoca è che rispetto alle altre epoche dà un po' più la possibilità alle persone di avere una voce, però allo stesso tempo ci sono così tanti messaggi che volano che l'attenzione, cioè lo span di attenzione, e, cioè, Sì. ci sono, cioè, più voce,
ma sono così tante voci che ci sono meno orecchie per sì, quelle voci, capito? Bravo, quindi bravo. È sempre un po' un gioco sì. di equilibri, cioè tanti che parlano ma pochi che ascoltano, no? Sì, sono molto fiducioso, però siamo con la tecnologia stiamo riuscendo ad esempio a dare più voce, le persone possono aprire un canale YouTube e parlare solo di questo. Però dobbiamo usarlo in maniera intelligente sì. e responsabile sì, soprattutto. Sì, sì, come sì, diceva sì. lo zio di Spider-Man, lo zio Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Grandi responsabilità. Questo è sacrosanto. Cioè, quando hai il privilegio sotto qualsiasi forma devi, sì. devi usarlo nella maniera corretta, cioè nella maniera più responsabile. Sì. Sono più fiducioso di te e ci arriveremo speriamo, in qualche modo. È stata, guarda, io quello che dico sempre agli ospiti è che tu hai sempre la possibilità di facciamo un'altra puntata, ci scriviamo dopo El Gadi Podcast 25 2.0, dai. Pietro 2.0, quindi dai. Una puntata su Ilaria. Possiamo fare una puntata su Ilaria. Lei dice di no. Sto scappando. Però questo microfono, queste camere sono aperte in qualsiasi modo tu voglia condividere un progetto, grazie parlare. Grazie mille veramente per l'invito, perché tra l'altro cioè queste cose qui sono molto, come dicevo, sì. sono molto importanti e non è assolutamente scontato che una persona voglia, capito, aprirsi così sì. tanto anche a cose così diverse, no? Sì, sì, sì. Abbiamo parlato di fotografia, abbiamo parlato di cose molto più importanti sì. E sicuramente ce n'è molto da approfondire e lo possiamo fare in un altro momento, molto in un'altra volentieri. Puntata. Quando vuoi siamo mega qua. Volentieri. Ah, sì, 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 possiamo magari far vedere anche facciamo vedere i tuoi social. Commentare qualche foto in particolare. Esatto. Adesso così su se vuoi, sì, 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 sì. Vediamo sì. qualche foto sul tuo yes. sul tuo profilo e possiamo magari cosa vedere un po' di cosette. Ok. No, sì, rimane sempre la mia. No, in realtà rimane anche l'altra. Vabbè, dai. Vediamo. Ah, ok. Vogliamo partire da questa? Vogliamo partire da questa? È la prima, da dove vuoi in realtà? Partiamo da questa. Allora, questa è la foto di una persona molto importante per me. Diciamo che questa persona è stata quella che mi ha... dato il benvenuto nel mondo queer ufficialmente. Allora, no, vabbè. Come dire, allora... È una mia amica carissima. È una drag sensazionale. È la mia coinquilina. Mm-hmm. Da un anno. Ci conosciamo da 2 e mezzo. E questa foto qui... Allora, si chiama La Trape, la drag, uh-huh. Out of Drag Aurelio. E questa foto in particolare l'abbiamo scattata in un momento in cui anche questa persona ha messo, come si dice, in dubbio la propria identità di genere e voleva comunicare alle persone che la seguivano sui social questa cosa. E quindi questo shooting è stato molto sentito per me perché... abbiamo lavorato insieme abbiamo fatto un sacco di cose insieme, tra cui il cortometraggio, eccetera, però in questo momento particolare stavamo lavorando su delle immagini che parlassero di qualcosa che ci era molto vicino, no? Sì. E allora, il mio linguaggio potrebbe essere il linguaggio magari della moda, no? Perché uno vede queste immagini magari impattanti, con questi sì. outfit, con questi colori, eccetera, però... in realtà qui la stratificazione delle calze a rete strappate, tutto, voleva essere una metafora di, capito, la pelle che cambia, guardarsi dentro, togliere gli strati e, diciamo, avere una nuova nascita, no? Venirsene fuori, cioè quindi strappare qualcosa per far uscire qualcos'altro bello. Di nuovo che abbiamo dentro. Sì. È una forma di drag in questo momento, cioè... Diciamo che questa persona sta facendo drag, però lo sta facendo in questo frangente per raccontarci qualcosa di se stessa, no? E okay. in questo frangente quindi non è un'arte da stage, come dicevo prima, è qualcos'altro, è un'espressione di sé. Sì, sì, sì.
È pura espressione questo servizio. È pura espressione, sì. Bellissimo, bellissimo. Grazie. Non sapevo, no, guardandolo, perché l'ho vista, non avevo approfondito, non c'ero... Sì, perché poi vabbè io non l'ho scritto nella descrizione, mm-hmm. perché comunque non... È una cosa bellissima da scrivere. Miei, però se tu vai sul suo profilo, ha postato foto diverse dello stesso servizio in cui c'era proprio anche una descrizione molto lunga di questo discorso. Okay. E se avete voglia di leggerla è anche molto scritta bene. Sì. E quindi, insomma... Niente. Beh, comunque su ogni foto... Hai sempre cercato di mettere dell'espressione? Sì. Hai sempre fatto? Sì, io diciamo che cerco... A me piace... Non lo faccio in maniera tipo... Non è, la mia fotografia non è un... Sai, cogli l'attimo e frizza un momento della vita reale. È più un metti in scena qualcosa. E quello che a me piace mettere in scena quando i progetti sono miei è la potenza delle persone, no? Cioè, a me piace scegliere i miei soggetti perché raccontano qualcosa di me e anche di loro, e poi mi piace farlo in una maniera tale che ne escano empowerati, come si dice? Cioè, che ne esca l'empowerment, sì. No, di queste persone. Quindi voglio dare loro valore. Cioè, l'esperienza queer, che ultimamente è quella su cui mi sto concentrando di più... dei soggetti che vedete, è un'esperienza difficile e travagliata e tutto quanto, ma quello che interessa a me è farne vedere dei momenti, appunto, empowering, dei momenti in cui queste persone brillano e fanno vedere, certo. La loro luce, no? Questa è Leona, che è un'altra mia amica, cioè lei è proprio... lei è totale, l'ho conosciuta un paio d'anni fa... Lei è venuta a Milano dalla Basilicata, aveva 18 anni, stava ancora facendo la maturità. I genitori gli hanno detto, guarda, secondo me tu dovresti andare a Milano, fai la diplomati da là. Sono stati molto lungimiranti, anche lei è stata molto lungimirante. E ad oggi la Leona non ha neanche, quanti anni ha? 21, 20, 21, è giovanissima. Eppure da lei ho imparato tantissime cose su cosa vuol dire vivere la propria identità di genere, vivere la propria realtà, non avere compromessi e brillare nonostante tutto, no? Cioè, lei la vedi, è meravigliosa e lei è così, punto. Cioè, sì. Non c'è artificio, non c'è personaggio, non che ci sia niente di male, ma è così. Sì. Beh, poi se facciamo tutto le foto rimane... No, sì, vabbè, volevo commentare... Mi piaceva esplorare un lato più... Cosa esprimi nelle tue foto, no? Sì. Quindi abbiamo capito che comunque cerchi sempre di mettere del... Perché c'è gente che fa foto e basta, e c'è gente che come te esprime. Sì. E questa è arte. Io esprimo, ma... attraverso le fotografie. Esatto, ma ultimamente senza neanche troppo artificio. Sì. Cioè non è che dico adesso faccio questa cosa qui, quella roba là. Cioè non è che... Semplicemente prendo una cosa che c'è, la metto in un contesto che ha senso, ma... La valorizzo senza costruire troppo, ma allo stesso tempo senza farla in maniera spontanea, tipo tu non te ne accorgi, ti sto scattando. No, okay. Io organizzo, ci mettiamo d'accordo, la componiamo bene, la illuminiamo bene, la cosiamo bene, però non, c'è finzione, nel senso che è un po' è un po' appunto composta e orchestrata, ma non c'è finzione nel senso di creo una cosa che non esiste. Cioè, alla fine... È come una storia romanzata, no? Quando tu racconti una storia e la racconti bene, in maniera convincente, magari aggiungi anche qualche dettagliuccio che è un po' esagerato, ma non è falso, è semplicemente un po' speziata, no? Quindi io diciamo che è questo che faccio con la fotografia, aggiungo un po' di spezie, aggiungo un po' di... ma la base è una base reale. Hai descritto la poesia? Più o meno sì. Hai descritto la poesia? Alla fine la poesia sono parole... che raccontano una situazione in maniera romantica. Sì, grazie per questo paragone, perché era molto... No, hai descritto... Mi piace molto e mi eleva anche, mi... Sì. Mi onora. Perché grazie. Tu non lo sai, io scrivo delle poesie, Tu scrivevi le poesie? Sì. E adesso non sì, più, sì. Perché c'è no? Una pagina su Instagram che si chiama Colors in BW, che è Colors in Black and White, e io scrivevo delle poesie, le ho mollate lì, però tra non le scrivevo più. Domanda... Perché adesso mi viene da chiedermi, io ho parlato un botto, quante persone hanno girato un po' l'intervista e fatto domande a te? Ogni tanto capita. Sì, perché a questo fanno... punto mi sento che anche io vorrei farti un sacco di domande su quello che fai. Vai. Tipo,
Tu fai animazione, ti conosco Sì. perché tu illustri, animi e appartieni a questo mondo, ma come, cioè, qual è la cosa nobilitante, cioè la parte nobilitante, per esempio, Sì, per me che potrebbe essere quello che ho descritto sul processo, sulla scelta delle quello che mi rende persone felice. e far brillare, ma qual è esatto per te la Sì. parte che ti fa Che godere, che godo. godi proprio quando dici ho proprio fatto una roba che mi valorizza e che valorizza quello che faccio e quindi me attraverso quello che In faccio. portoghese si dice tesão. Tesão. Tesão, tu lo sai. Io lo so, Lo sai in portoghese. sì, Tesão è quella cosa che ti motiva e è che anche sessuale ti. la È anche tesão. sessuale, sì. Quando hai tanto piacere. Quello che mi motiva tanto è creare, ok? Io sono una persona credente, no? Io credo, non sono un cristiano classico della chiesa che Però va. sei spirituale. Sono spirituale, bravo, abbraccio tutte le religioni e credo in un essere superiore. Io mi credo socio del creatore. Ok. Quindi creare mi dà soddisfazione, perché secondo me il creatore, ok, che non dico Dio perché è associato, Sì, però Allah, quello che è. il creatore ha provato piacere nel creare. Ok, quindi tutto quello che riguarda la creazione, quindi la poesia, prendere parole, dare romanticismo alle cose, o il solo gestire i colori, creare una grafica, un'animazione, mi dà piacere. Quindi il creare per me è un modo di soddisfazione che per me è molto, molto È un interessante. atto che ti eleva, Sì. insomma. Se io ad esempio prendo una fotografia e ti faccio la testa più grande Sì. e il corpo più piccolo, ho creato una cosa divertente. Questo mi dà piacere. Ok. Il E cosa ti creare. piace creare tra tutto quello che si può creare? Animazione. Quindi per quello ho scelto il motion, la motion, Sì. la grafica, quindi dare una coerenza alla comunicazione, dire uso questo colore piuttosto che un altro e creo qualcosa di nuovo. Sì. Creare qualcosa di nuovo mi rende felice, il fare il solito mi rende triste. Ok, chiaro. Certo. Quindi, che faccio grafica, motion o altro, creare mi rende Cerchi sempre felice. di Sì. spingere e creare qualcosa di nuovo. Però ti devo dire che probabilmente nella mia carriera da motion designer, in futuro essere un direttore creativo mi darà più soddisfazione. Cioè, smettere di fare tu le cose e Sì. orchestrare Sì, ho quello che fa capito. un Sì, regista. Ok. quello che fa un regista. Il direttore creativo, quello che dà direzione della creatività, probabilmente mi darà tanta soddisfazione in futuro. Sto guidando la mia vita su questo, quindi magari lavorare con te e pensare ad un'idea Sì. e dire tu, pensaci tu alla foto, ma deve avere questo senso. Sì, certo. Che è il modo in cui piace lavorare a me, tra l'altro. Esatto. Vedi? E questo mi rende felice, questo mi rende felice. Secondo me abbiamo, come hai detto tu, questo percorso in cui la vita è questo percorso in cui cerchi di capire dove vuoi andare, che cosa ti piace fare, e così Però te te lo devi vivere bene, la devi quello che dicevo vivere. all'inizio, Amare si il torna percorso e sempre. non l'arrivo. Sì. Sì. Quindi Esatto. rispondendo ho risposto, immagino. Grazie. È stato un piacerone. Secondo Anche per me, me Megan. io non voglio sminuire gli altri ospiti, però è stata probabilmente la chiacchierata più bella La che. Madonna, veramente? Ma siamo riusciti ad andare un po' oltre a quello che si fa di Oltre, solito, che è sì. parlare del lavoro, quindi questo è stato bellissimo. No, dai, ritorniamo indietro e facciamo così. È stata una chiacchierata bellissima come tutte le Va altre. bene, intanto l'ho fatta bene. Tutte sono belle in maniera speciale, Tutte non si sono belle scelgono in i maniera bambini, speciale, i figli però preferiti. è vero, perché io Mi fa molto ad piacere. ogni puntata sono uscito davvero contento e felice. E si può dire che ci conosciamo molto di più. Molto di più, Siamo sì. andati oltre il Gabri, tu fai questo, io Sì, faccio esatto, questo. e ciaone, sì, Ok, la certo. prossima volta che parleremo sarà molto più Molto più, sì, esatto. interessante. Sì, ho detto un sacco di cose a te che a persone che ho vicinissime tutti i giorni, magari non dico in realtà, Il cioè. potere di avere la macchina da presa addosso. Sì. Macchina da presa, è una Sono mirrorless. due black magic, non avete capito. Va bene, noi andiamo verso la fine. Tu puoi tornare quando vuoi. Ilaria, è stato un Ilaria è la piacere puntata più averti come seria. Da pubblico. dietro al vetro, che Sono fantasy. completamente.
Adesso in off parleremo di magari metterti su quella sedia, quindi può essere un'idea. No, assolutamente, assolutamente. Vieni. Salutiamo la puntata tutti insieme, dai. Salutiamo la puntata tutti insieme. Tra l'altro, volevi dire? Se avessi saputo che c'era una macchina da presa, non mi sarei mai inserita. No. È solo, mi sono inserita. Tanto guardavi sempre di là la macchina, là, avevi questo mondo di capelli. Io cercavo di dirti, guarda di là, guarda di là. Guarda, proprio lato group. No, volevo solo inserirmi perché ci sono tanti programmi in cui gli uomini parlano delle donne, non c'è mai nessuna donna che parla. Quindi faremo una puntata con te in cui parlerai sugli uomini. Parleremo di 3D, parleremo dei tuoi lavori e parleremo di uomini e parlerai tu. I would love. Deve essere settimana prossima. Magari Ilaria finalmente dice tutto quello che pensa sugli uomini. Sugli uomini, raga, titolo. Attenzione. Magari, articolo numero uno. Perché no? Possiamo organizzare, magari conosci un'altra ragazza. Ci siamo due ragazzi, due uomini e due ragazze. E le ragazze parleranno degli uomini. Noi non diremo niente. In realtà quello che sarebbe fighissimo è trovare qualche men's right activist. Ah, non li conosco purtroppo. In realtà è sono interessante stupidi. Parlare con loro. Ho sempre visto. Sì, parlano anche di problemi esistenti che gli uomini hanno. Sì, no, in quel senso sì, quello che dico, ma toccavamo prima noi. Non so se ne esistano in Italia, so che ne esistono un po' in America. Sì. E avevo visto un video su YouTube in cui i men right activists parlavano con le femministe. Ed è stato un confronto molto interessante perché sono due punti di vista completamente diversi. Ma alla fine parlandosi, secondo me, è molto interessante capire... La mia sensazione a vedere un men's right activist... Mi è sempre sembrato di vedere un coglione, scusami, cioè perché uno sta lì a dire, perché gli uomini, come hai detto tu, hanno nella storia hanno sempre avuto dei privilegi, quindi lottare per i diritti degli uomini in questo momento... Ma sai, ci sono cose giuste per dire all'interno dei casi di divorzio, le donne sono molto favorite rispetto per dire alla custodia dei figli. E magari esistono anche uomini che vorrebbero vedere i propri figli, ma che vengono attivamente antagonizzati dalle donne. Cioè, non sono persone che fanno, le donne vogliono venire a letto con me. Alcuni hanno anche dei punti validi, ecco. Come ce l'hanno le femministe. Talvolta sembra quasi che gli uomini vedano il femminismo come antagonismo. Le donne prendono più diritti, e adesso quindi ne ho meno io. Sì. In realtà non è che una cosa esclude l'altra, cioè solo perché io mi lamento che mi fa male la gamba e tu non è che puoi dire però anche a me fa un po' male il piede, cioè siamo tutti importanti. Esatto. Quindi sarebbe molto bello che tu venissi a parlare anche di questo, oltre al 3D. Settimana prossima? Sarebbe bello. Dai, che sei vive in Inghilterra. È qui solo per una settimana. Non facciamo spoiler su Ilaria. Settimana prossima, se vuoi Ilaria, noi lo facciamo. Parleremo in off. Va bene? Che cosa vuol dire? Che tu andare in Inghilterra? No, magari parliamo di fissare una data. In offline. Io vi ringrazio. Chris, grazie mille per essere stato, tra l'altro sei in piedi, quindi. Sì, infatti, da quando povero. Allora, ci trovo. Perché ho rubato lo sgabello. Noi ci trovate su tutte le piattaforme di podcast, quindi se cercate podcast, qualsiasi piattaforma, siamo lì, siamo dentro. Principalmente su YouTube, perché vogliamo creare una community per quanto riguarda... l'audiovisivo, il visual design e la creatività, Pietro. Quindi noi vogliamo creare una comunità dentro YouTube attraverso questa piattaforma e attraverso tutte le altre piattaforme che ci permetteranno di creare una comunità e di interagire con gli altri e di condividere e di essere uno insieme. Quindi visual design, creatività e il Gasi Podcast. In tutte le piattaforme, iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi su YouTube e seguiteci su Instagram, eccetera.
Chris, Chris.donaire, giusto? E Pietro su Instagram? Pietroago. Pietroago, yes. Perfetto. Ilaria? Felicemente offline. Felicemente offline, perfetto. Abbiamo, una che va controcorrente, molto grande. Controcorrente. Io vi saluto, è stato un piacerone. Bella raga, ciao ciao.